Ragazze, 10 aprile, l'avevamo detto. L'avevamo detto, Che fai, che fai? Fenrir Ecco. ha preso pagine Due, solo due, solo due. di appunti. Io mi sono riletto tutte le domande di Instagram e Telegram dei precedenti talk accumulate ad oggi, e bene o male la figata è che quelle ancora da approfondire e inizialmente escluse, bene o male erano tutte incentrate sui personaggi, le loro intenzioni e le conseguenze delle azioni che hanno deciso, no, di intraprendere. Quindi tutto si potrà effettivamente concludere e assimilare con questa terza live conclusiva di quella che ormai è diventata una trilogia di approfondimento in diretta di Shingeki no Kyojin. È uscito il 139, abbiamo letto e vissuto il 139 in diretta, e utilizzando i termini del web e di Twitch, soprattutto recentemente, avete ragione, nelle ultime parti avevate azzeccato il fatto che in realtà entrambi, ma particolarmente io che ero rimasto anche più silenzioso, fossi stunnato, immerso in un vortice di pensieri che ho cercato di snodare un po' in queste ore. Quindi, abbiamo un pattern in testa. Un po' una sorta di scheduling della diretta. E Che ovviamente non sarà minimamente seguita, credo però. di sì, credo Ma. che riusciremo a seguirla. Perché, per esempio, io vi ho chiesto di fare, infine, proprio tramite Instagram e di nuovo Telegram, delle ultime domande dedicate unicamente al finale. Le ho proprio specchiate qui dal cellulare in diretta. Io potrò, come al solito, farvi vedere in tempo reale questa meraviglia. Adoro questa tecnologia. Però, per ora le togliamo dallo schermo, perché sarà molto interessante rispondere anche a un po' botta e risposta ad alcune domande che sono di nuovo anche qua, non paradossalmente, ma bensì tecniche, perché abbiamo un pochino tirato la corda con le regole del world building negli ultimi capitoli, lo sappiamo, molto forte. Non si è del tutto spezzata, però è stata un po' immersa nell'acqua, è un po' putrida, è un po' sporcata da alcune impurità che hanno aggiunto layer e livelli, insomma, di analisi e di interpretazione che non era totalmente necessario avere per dare un finale conclusivo, nel senso che Isayama ha avuto chiaramente, quella è una cosa che forse è caratteriale, non lo sapremo mai finché non vediamo in un'intervista una domanda a riguardo, ma forse è caratterialmente voleva, anche nell'ultimo capitolo, mettercelo il colpo di scena. Anche fosse in una sola pagina, voleva mettere il colpo di scena. Tuttavia, allora, io qui ho quasi finito l'introduzione, perché quello che è il nostro piano è, prima di tutto, parlare del capitolo finale. Discutere introduttivamente quello che sono poi i pensieri più a freddo, nel positivo, nel negativo, e in quello che è una conclusione generale su ciò che abbiamo vissuto in tanti, 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 tanti anni. Che sono, come ho tra l'altro anche detto durante la recensione di Cyberpunk, una componente importante di quello che è la longevità di una vita, quindi è un bel investimento ed è un bel percorso, un bel viaggio. Interessante, Telegram. Sì, Telegram, con le notifiche, non mancheranno ovviamente, ma Guarda, ti parte un ti arriva una bestemmia tipo su Telegram durante esatto, la live. immediatamente renderizzata in. Fortuna ora non si vedono. Però, detto questo, io penso che possiamo entrambi, non ne ho parlato neanche con Fenrir di questa analisi, prima di approfondire entrambi con un certo percorso, okay, di discussione, tutto quello che si può approfondire e affrontare sul finale e sull'opera, c'è una cosa che forse in tanti non ci si aspettava con il finale di Shingeki sotto le mani e la mente di Isayama, e che in realtà è stato. Il finale di Shingeki no Kyojin, io ci ho pensato un po', classici pensieri da doccia, no? Ero lì a riflettere. È un finale. È un articolo indeterminativo. È un finale. È un finale. È finito. Cioè, letto tutto di seguito, è un finale. Però bisogna vedere come invecchia. Di sicuro,
con me non invecchierà molto bene come finale. Beh sì, visto comunque i discorsi che sono usciti fuori negli ultimi giorni, già abbiamo appunto visto un po' come ha reagito il web e così via. Ci sono delle cose che sono sicuramente, nonostante non lo sembrino, presentate da molto tempo nell'opera. D'altronde, che dir si voglia, noi ci abbiamo sempre scherzato sopra come lettori, tanti, perché sembrava essere una componente narrativa secondaria rispetto alla principale della scoperta della verità, della guerra, dell'uomo, dei suoi istinti, del suo essere vittima di un ciclo di odio e di combattimento eterno. Il gioco di avere anche intorno a questo delle relazioni amorose complesse, umane, infantili e in crescita, sembrava essere una sorta di tributo alla scrittura tridimensionale di un personaggio. Oddio, tutte queste storie d'amore non è che ci sono, eh. Sì, no, ma no, parlavo ovviamente e unicamente di Mikasa ed Eren, cercando di ampliare la cosa un po' più nel complessivo, però sì, sono loro, sembravano essere degli approfondimenti dei personaggi, quando in realtà era tutto molto più centrale, ma tra l'altro negli appunti, io, prima di introdurre il tutto, ora alla concretezza dell'analisi di coppia, vi metto subito un puntino sulla I, visto che chiaramente Mikasa ed Eren Ymir e Carl Dio santo che imbarazzo dirlo così, però insomma senza scherzarci sopra, Eren e Mikasa, Ymir e King Fritz, ok, hanno un parallelismo molto importante, almeno dato da Ymir stessa, che ovviamente è una visione limitata e distorta per quanto millenaria del mondo. Mm-mm. Manca, e da qui possiamo cominciare a discuterne, manca, nonostante ce ne siano molti altri, anche di paneling, manca di un riferimento importantissimo. E da qui si può partire per parlare sia del bene, che c'è, sia del male, del finale, che anche questo è in grande, grande, forse sovrabbondanza, perché si parte da un esempio di lacuna che secondo me è piuttosto oggettiva e da lì si evolve. Ossia, abbiamo tanti parallelismi di Fritz e Jaeger. Ok, ci sono anche nel paneling, sì, nelle inquadrature, sì, nelle frasi, sono volutissimi. Questo sì, perché sì, ovviamente sia Eren nei confronti del suo piano indotto, sia Isayama nei confronti della sua opera, hanno voluto rendere Eren Yeager il cattivo della storia, fino a un punto tale nel quale tutti, persino chi più lo ha amato, ha deciso di ucciderlo, ok? Ci sono questi parallelismi, però adesso, chat, ascoltatemi, perché voglio anche vedere un secondino come reagite a questo dettaglio. Ci sono tanti parallelismi, ma proprio nel capitolo finale, quello più importante, quello che crea infine la rivelazione dell'amore di Ymir, che è la causa di tutto, nonostante la sua origine ovviamente insana, in quella rivelazione manca il parallelismo della sciarpa di Mikasa. Cioè, sì, la scena King della Fritz, sciarpa. Esatto, King, cioè, Fritz non ha mai dato non ha mai avvolto la sciarpa a Ymir, non ha mai illuso la ragazzina, non ha mai neanche mentito a lei. Non c'è neanche una scena in cui da ubriaco le dà affetto dicendo che lui la vede in maniera importantissima. Guarda come mi prende le idee, guardalo, questa cosa è mia e basta. Ci sono anche le cose mie qua. No. Sì, come no, l'hai scritta, questa me la segno, anzi la metto nel mio votif. Solo una, esatto. Cioè, fateci caso un momento. Cioè, manca quel parallelismo che è fondamentale proprio in nome del fatto che avrebbe causato, infine, perlomeno, nonostante l'esagerazione e l'ultimo punto sulla I messo all'ultima pagina praticamente della storia, un punto di partenza retroattivo importantissimo. Sì, dico, non è che serviva tutto lo sviluppo del trauma, esatto, sindromatico di Ymir, sì, però quantomeno farmi vedere, anche che tra l'altro sarebbe stato pure interessante quel briciolino di umanità del re, perché comunque, per come te lo presentano, è un vero e proprio mostro. Avrà avuto un secondo di vita in cui non è stato, sì, un pezzo, cioè, di merda. Lui è palesemente mostrato come il peggiore esempio di, esatto, essere umano possibile. Sì, però appunto, magari proprio perché così, sì, Ymir rimaneva folgorata dal fatto che vedeva quel qualcosa oltre e magari si illudeva che era una facciata, che magari in realtà sotto sotto lui era buono, mentre magari non lo è. Nell'illusione, cioè, pazzoide, okay, si illudeva, di una bambina, esatto. Che poi appunto, tra l'altro, anche questa cosa è un po' stranulicchia, nel senso, ok, che lei for reasons sviluppa questa sorta di malsano attaccamento, d'accordo.
Il problema è che questa cosa è necessaria, biologicamente necessario che avvenga dopo che lei ha ottenuto i poteri, perché lei è una bambina, non ha 15 anni, è chiaramente piccola, molto, quindi piccola. O è nana, o aveva già 15-16 anni ed era nana, oppure è una bimba, quindi non mi puoi dire che lo amava già prima. No, prima no, perché comunque era un'anonima schiava che magari al limite aveva questa... E tra l'altro aveva già ammazzato i genitori, tagliato allora, la lingua. Da schiava avrebbe potuto avere la sindrome di Stoccolma, ma dopo aver ottenuto il potere non si può più asserire che abbia quel problema o comunque quella sindrome, perché sei un dio e non hai più quel tipo di bisogno, si sviluppa un'altra cosa. Però non possiamo saperlo perché mancano dei flashback. Ora, per quanto concerne, chat, le domande che state facendo, risponderemo a tutto più tardi, anche perché vi garantisco, nella lista di domande che ho avuto su Telegram e Instagram, di 100 domande, 30 e 30 erano sui ricordi di Mikasa cancellati o meno e sulla pagina con Berthold. Quindi quelle cose io le potrei affrontare con una risposta secca A e B, ma rimandiamole, perché poi si creerebbe una discussione troppo, appunto, distorta, un po' come quello che è stata la testa di Eren negli ultimi capitoli, non per errore di scrittura in questo caso, ma per la follia che ha dimostrato essere avere i percorsi a contatto costante, ossia presente, passato e futuro, contemporaneamente, continuamente, nella propria psiche, che è in realtà, come discutevamo con lei, una cosa comunque bella da aver messo con questa concretezza, perché dimostra quanto la mente umana non sia capace di intendere e rappresentare con chiarezza sì, una tale quantità di informazioni. Questa cosa è fighissima, cioè lui, che lui si spappoli, esatto, i suoi non lo so dipendono dal fatto che ormai questo, però anche questo è andato. Avrei però preferito avrebbe dovuto vederlo avere... un po', innanzitutto sì, avrei preferito, esatto, vederlo un po' più pazzoide, sì. Sì. E comunque magari anche con un po' di foreshadow, nel senso che cavolo, un po' come c'è anche nel manga, sì, comunque, cioè Berthold che suda, no? Perché cioè Berthold è sempre stressato nel manga, perché lui, a differenza di Reiner, è cosciente della situazione ed è cagato sotto, anche perché ha l'amico che flippa da una parte all'altra, e qui tu te lo rileggi, questa cosa ovviamente si vede più nell'anime, però te lo rileggi e dici, cavolo, non, esatto, me l'ero accorta, ma che figata, mentre invece tu ti rileggi sì, Chad Eren, non hai il minimo sentore che lui sia titubante o abbia dei momenti di... Cioè, al di là della scena con Ranzi dove piange, sì, ok? Che lì ci può stare semplicemente come crollo umano, ma non è che non voleva farlo. Mm-hmm. Cioè, era un pianto disperato proprio perché lo stava facendo. Lo stava però... facendo, lo avrebbe fatto. Un po' anche per quello che sono stati i ricordi di Kruger e tutto ciò che è fondamentalmente sì, però, la psicologia della Attack Titan. A me Titan dispiace per il bambino che se l'è trovato davanti, però dico, a parte che non è che lui ha un... No, non ha, perché, lui, sì, no, è la conseguenza di ciò che ha fatto. Ma sì, allora doveva piangere per ogni passante che incontrava per strada, esatto, allora comunque, cioè è carino come cose simboliche, anche molto molto triste, quella scena è fortissima. Sì. Però, cioè, ripeto, no, ogni persona incontrava doveva scoppiare a piangere. Esatto, perché... e anche la scena dello specchio, chiaramente, ragazzi, così come avete fatto tutti approfondimenti molto intelligenti fino ad ora, perché è naturale che anche ottenendo il potere del Founding Titan o comunque del legame magico con la lucigenia, è ovvio che Ymir non è cambiata nell'anima, è rimasta quella creaturina debole e vivente in un tempo nel quale la schiavitù è stato completamente, cioè è una realtà completamente naturale, normale, e che probabilmente ha causato nell'essere messa incinta quel tipo di conseguenza di innamoramento o comunque distorsione della realtà. Sono tutte cose che nascono da un personaggio che è umanamente debole, non scritto in maniera imprecisa, però estremamente piccolo e mancante di una maturità che ha cercato di ottenere piano piano utilizzando in poco tempo gli altri, nonostante l'aspettativa di millenni per trovare l'occasione giusta per costruirsi questo futuro. È in realtà una cosa molto bella, però avrebbe avuto bisogno di più tempo, molto più tempo, tanto che i comportamenti di Eren soprattutto vengono, come avevamo tra l'altro tutti, la community aveva intuito, grazie a un certo ritmo di scrittura e di temi, che il 139 avrebbe avuto il punto di vista di Eren. Però, come discuteva Fenrir poco fa, accidenti, se strano che sia dirlo in uno shonen, ci sarebbe stato veramente bisogno di più tempo, di più approfondimento, no, di più spazio. C'era anche una cosa, perché tipo, no, adesso, esatto, un ragazzo, non so, non vabbè, sto sì, assumendo insomma il genere, qualcuno, un utente, ha scritto, ma si vede di più nel manga, gli tremano gli occhi quando picchia Armin. A me sembra solo incazzato nero quando lo picchia. No, ragazzi, sì. È proprio arrabbiato perché Armin gli dice, tu sei uno schiavo, lui dice, no, io sono libero. Cioè, ma sì, non è triste o titubante, gli rompe, lo spezza tutto.
Cioè, sì, se sì, fosse sì, stato titubante, no, lì è furioso. Cerchiamo... Poi retroattivamente era arrabbiato perché ho capito, sei uno psicopatico comunque, dico... Certo. No, Eren non è psicopatico. Eren non è psicopatico, raggiunge un certo livello di psicopatia a causa sì, dei suoi poteri. Sì, gliene frega soltanto degli amici suoi, comunque. Sì, sì, no, okay. È un personaggio... Mm. Infatti, ecco, sicuramente adesso andremo un po' più a lista della spesa, sì, andremo sì, ad affrontare meglio i vari discorsi. Quello che però effettivamente è veramente... Sì, veramente... non lo so se ho detto manga, intendevo anime, ah, sì, sì, ho detto manga, ok, dai, anime. Però ecco, quello che manca tantissimo, quello che ovviamente ha creato meme, sicuramente in parte tossici, d'altra parte con una base di critica molto sincera e molto solida, è che nonostante il momento sia di sfogo emotivo, nonostante lo shock, nonostante l'istante in cui tutto quello che è un accumulo di premorte e di panico e di accumulo incredibile di terrore e anche appunto emozioni contrastanti esplode, tutto quello che abbiamo avuto nel finale, perlomeno dal punto di vista dei personaggi, tra virgolette, principali e intorno a Eren Yeager, è un'esplosione apologetica delle sue gesta che in Shingeki no Kyojin, dopo tutto quello che abbiamo visto, dopo tutti quei momenti in cui Eren, per quanto sicuramente all'interno di un percorso che si era prefissato, aveva degli sguardi di ira, e tenacia e decisione omicida pazzesca, tanto da appunto chiamare gli esseri umani maiali da schiacciare, animali da estirpare e qualcosa da distruggere e proprio cancellare per salvare il mondo dall'odio, quindi creando una sorta di nuovo di nuova genesi, veramente. Ma lui voleva stava creando oltre le mura quello che voleva lui, esatto, cioè il nulla. Lui era, lui non è che ha mentito quando ha pianto dicendo ero dispiaciuto di scoprire cosa c'era oltre il mare. Quello è sempre stato sincero, follemente sincero. Per questo è naturale che in un solo capitolo, se mi mostri metà di Eren e Armin da soli e hai poi quei momenti in cui persino Peacefinger si mette a dire avrei tanto voluto parlare con lui, piuttosto che, come tra l'altro ho visto proprio su un meme, cambiarle la frase con wow, però avrei comunque dovuto sparargli quando avrei potuto. Proprio dovuto sparargli, cioè, in testa quando ho potuto. Lì hai già un approfondimento un pochino più tridimensionale del personaggio, che è troppo superficiale per quello che è stato gestito nel finale, ossia il wow. Quel wow può anche intraprendere un approfondimento mentale del personaggio che dice ho capito, ma avrei dovuto ucciderti. Cioè, è già molto meglio di... Anche perché appunto Pick con Eren non ha alcun rapporto positivo. Non mai. Ha alcun rapporto positivo, ha solo perso tutto a causa di Eren. Ha solo unicamente perso tutto. Poi è ovvio che effettivamente anche Armin ha ragione. Eren ha gestito l'unica strada, secondo una certa percentuale di possibilità che però non puoi scegliere, non è... Eren non è il Doctor Strange in Infinity War. Non ha potuto vedere 14 milioni di futuri. Ha sicuramente cercato delle alternative. Anche perché non è minimamente un genio come sì, Doctor Strange, esatto. Comunque. È ovviamente un'altra cosa. Però Armin ha ragione. La scelta che ha fatto Eren ha portato alla scomparsa della maledizione. Perché nonostante ci sia questo scontro filosofico tra Eren e Zeke, di cui sicuramente parleremo oggi, tra quello che è effettivamente l'estinzione per eutanasia delle nascite e genocidio del mondo tranne coloro i quali a noi sono cari, comunque se l'eutanasia fosse stata messa in atto, Ymir sarebbe rimasta nei percorsi, probabilmente anche ad Aeternum, e non sarebbe mai stata cancellata la maledizione da quello che è l'universo, diciamo, astrale che si è creata con la lucigenia. Che poi la risposta a quel punto sarebbe stato anche sti cazzi, perché tanto... Sicuramente, cioè, però grazie a quello che ha fatto Eren, è stata Ymir a rimuovere la maledizione, a cancellare questo potere, che era però, a che dir si voglia alla fine, è questo. Non si può dire è brutto, ma si può dire non ci piace. Questa è una questione che dovete discutere con voi stessi, perché non è una critica oggettiva, ma chiaramente che tutto si vada realisticamente con quella crudezza e quella verità che comunque contraddistingue il manga, si vada a definire con la fiaba del bacio d'amore che diventa la decapitazione di Eren, che diventa l'abbandono dell'ossessione, del legame che ha in casa con lui, facendo capire a Ymir che poteva fare lo stesso con Carl Fritz e la sua dinastia. È comunque una trasformazione di fiaba nel mondo reale, no? Ed è qualcosa che può funzionare di gusto, non è oggettivamente sbagliata, però
causa in un solo capitolo tantissime superficialità e mancanze. Sì, c'è questa, appunto, questa fiabizzazione della, sì, della storia che non c'è mai stata. Il problema, sì, è questo, cioè non c'è mai stata, anzi tutto ciò che era leggenda è sempre stato visto da più punti di vista, proprio perché la fiaba, la leggenda non c'è mai stata, o meglio, sì, veniva sempre vista come stronzata, perché era una verità manipolata, cioè la fiaba, la leggenda è sempre stata vista come la verità manipolata da X e da Y, invece qui si è un po' fatto la maledizione che viene, va bene, a me non è piaciuto perché potevi... Se l'avessi giustificato in una maniera un po' più realistica, parafrasando qualche pannello in più, sarebbe stato meglio. Devo per forza tirarmi fuori questa cosa perché ho letto una cosa e mi è partito un... Io non devo leggerla, la chat a volte. Che succede? Paragonare ciò che ha fatto Eren a ciò che hanno fatto Annie e Rainer e Bertold e dire che però loro li abbiamo perdonati. Santissimo Dio! Quando quelli erano bambini costretti a calci in culo dalle famiglie che altrimenti sarebbero stati ammazzati. Al di là proprio della quantità di persone che hanno ucciso. Ok, che non era... Cioè, loro non volevano uccidere loro. Loro volevano prendersi, ok, il fondatore e poi gli adulti avrebbero fatto il lavoro. Però, dico, non c'era la malevola intenzione di uccidere gli sporchi maiali godendone, ok? Erano caccati sotto, obbligati da Marley, obbligati dai genitori, bambini piccoli, ghettizzati, vissuti nella merda. Dov'è che Eren ha avuto un'infanzia terribile? Ve lo spiego. Cioè, non si può paragonare. No, anzi, il colpo di scena è quando Zeke scopre che Eren non ha avuto, appunto, la sua infanzia. Cioè, appunto, Zeke pensava... E anzi, un bellissimo colpo di scena, perché tu ti aspetti di vedere questo personaggio che continua a parlare di come Eren sia la vittima e tu stesso, lettore, pensi, aspetta, allora forse Eren è una vittima. Poi ti rendi conto che non lo è mai stato davvero. E Eren... lo fa capire a Zeke, e Zeke va in crisi profonda. Diciamo che ora non stiamo proprio facendo di nuovo questa lista della spesa che arriverà, però il fatto che non ci sia una chiusura tra Zeke ed Eren è una terribile forma di sicuramente crudeltà interessante, ma non solo del personaggio, pur anche dell'attore, perché è comunque suo fratello. È veramente stato utilizzato fino alla fine solo come chiave. Cioè, esatto, cioè la sensazione è che solo come chiave, neanche un dialogo nei percorsi, neanche una parola, neanche un flash nella nebbia. Viene... No, ma più che altro, allora, ciò che si percepisce in questa maniera è proprio che Eren fregava di Zeke tanto quanto gli fregava di Flock. Cioè, sì, erano cose da usare. Con la differenza è che comunque Zeke era suo fratello. Esatto. Zeke gli voleva bene. E comunque, cioè, davvero, il dubbio è... Tu autore vuoi trasmettermi questo? E in questo caso lo rispetto, sì. Provo schifo nei confronti del personaggio, ma lo rispetto. Sì, perché tu hai chiuso Zeke con quello che è accaduto nel 138, però non hai chiuso Eren e Zeke. Esatto, lo sì, hai chiuso, o meglio, lo hai chiuso in maniera estremamente cinica. L'ha imprigionato, sì, e dimenticato. Non ne parla nemmeno con armi, neanche per dire Zeke, cioè proprio nominarlo. Non dico che deve dire che era un bravo ragazzo, che salutava sempre, però almeno nominarlo, nulla, non esiste più per te. Esistono soltanto Armin, Mikasa. Cioè, Zeke non conta un cazzo. Te lo sei dimenticato. Cioè, assurdamente, io leggendo il 139 avevo dimenticato che esistesse Zeke. Sì. Perché il personaggio è stato chiuso, va bene. Ma nessuno... È importante Zeke. Cioè, solo... A parte il casino che ha combinato, Yelena, tutta quella roba. Ma è grazie a lui che Eren è arrivato lì, comunque. Cioè, è assurdo che... Non ci sia da nessuna parte. E sì, questo mi allaccio a... Chi se lo ricorda, Zeke? Yelena. Ah, che non c'è più. Esatto. È stata dimenticata, Yelena. Il fatto è che, secondo me, se io fossi stato nella mente, nel cuore, nel corpo e nello spirito dell'editor di Isayama, avrei probabilmente cercato di ingannarlo e mentirgli, suggerendogli il fatto che è assolutamente falso che il simbolismo del numero 139 è quello che pensa. In realtà, esatto, quello giusto era il 159. E così magari avremmo avuto un po' di spazio, perché Yelena poteva anche tranquillamente suicidarsi, sì, all'interno di quello che è un percorso e avere un finale che non le è stato dato nemmeno a livello di screen time. Yelena risulta quindi un personaggio che ha un'importanza iniziale parallela agli eventi, che sembra quasi essere un racconto alternativo che riesce quasi, appunto, anche per quanto in maniera distorta, a commuovere Armin e bla bla bla. Sì, e poi è importantissima perché comunque, sì, va a manipolare tutti. Grazie a lei, comunque, perché proprio col vino e tutto quel casino. Certamente, ma che... Flock ha un ottimo, incredibile finale sviluppo, per esempio. Yelena è
pazzia che non venga mostrata in nessun modo, nemmeno in background, una sola immagine, fosse anche un richiamo al popolano che incontrano Berthold e Reiner, che lo trovano impiccato dopo un po'. E fate vedere Yelena impiccata, fai un parallelo. A Isayama piace fare i paralleli. Quello che fa Armin dinanzi al militare è esattamente ciò che fa dinanzi alla guardia che li prende a cannonate durante l'iniziale tema delle mura nella prima stagione. Cioè è la stessa inquadratura. Io sono Armin Arlert, cosa che però appunto discutiamo insieme. Questa è una cosa che io non riesco a capire. Io da militare lì vabbè. Io sono contro, grazie Sara Antras, Capracolta benvenuto, Bor, Spin, Ermundus, Jack Hunter, grazie di cuore a tutti. Guardate, io vi voglio dire una cosa. Sono completamente in contrasto e trovo molto infantile, molto sciocco andare a fare le polemiche su internet parlando di ma certamente Isayama forgot. Isayama è proprio l'autore che meno di tutti si dimentica di qualcosa. È molto attento a questi dettagli, però secondo me Isayama rushed, ma parecchio. Proprio perché, ragazzi, veramente tanto. Cioè c'è gente che dice ha chiaramente dimenticato i poteri degli Ackerman quando nel 138... Santissimo il cielo benedetto di Signore nostro, gli Ackerman non si trasformano con il fumo, è ovvio che non si è dimenticato. Testine, non dico a voi chat, dico a internet, no? Questo è palese, però effettivamente ci sono delle lacune veramente importanti. Pensate a questo, ragazzi, pensate a qualcosa che è inconfutabile, non ci credo io, se Isayama, e ve lo dico con tutta la sincerità del mondo, qua mi metto anche in una maniera un pochino aggressiva, a dire qualcosa che è disonesto nei confronti del dare sempre rispetto al prossimo e fiducia che dicano la verità sempre, ok? Io non credo che l'editore No, l'editore, anzi no, poi ne parliamo dell'editore, io ho letto delle interviste. Isayama, se Isayama mi dicesse no, Michele Poggi, non è vero, io non mi sono dimenticato di questo dettaglio, non narrativo, ma di esposizione empatica della storia, io vi giuro, con tutto il rispetto che potrei avere per un autore che non conosco, un uomo del genio dell'arte che è stato lui, non gli crederei. Se lui mi dicesse, non mi sono dimenticato di Marco. Madonna, Marco! Perché se mi fai vedere Sasha davanti a Connie e Jan, mi devi far vedere anche Marco. Perché Marco è fondamentale. Marco anche nell'ultimo arco ha un ruolo centrale. Sì, ma infatti Marco è importante. Io non ci credo. Vi assicuro, non gli crederei. Non è possibile. Non gli crederei. Ma poi Marco, tra l'altro, che è presente da bambino nella immagine di illustrazione dell'ultimo capitolo. Quindi non è che se l'è scordato, l'ha disegnato. No, Mina Carolina. Però... pace l'anima sua. Non serve un cazzo, non serve Mina. Un cazzo. Ma neanche Thomas. È una vittima. Thomas, Mina, non servono. Marco è importantissimo, è importante per Jan. Esatto, è importante per Anni, Reiner, è importante per tutti. Mina Marco. E Thomas sono vittime dei mostri. Esatto. Marco è vittima dell'uomo. Dell'uomo, sì. Marco è vittima della guerra, la prima vittima della guerra che vediamo. Esatto. Cioè, è terribile quella cosa. È... No, Petra c'è, per esempio. Ci sono tutti dinanzi a... Sì, ci sono tutti quanti. Beh, anche di lui parleremo sicuramente. Un po'. Diciamo che, ragazzi, è piuttosto pesante vedere come ci siano i punti cardine di un finale che funziona, perché poteva andare molto, molto, molto peggio, e rimane non un brutto finale, diventa un finale, ma accidenti. No, non ci sono, esatto, sì, Seeker, esatto, mancano gli amici dell'OAV di Levi, sì, non ci sono. Che è un gran peccato. Sì, anche questa cosa vorrei... cioè, allora, Isabel e Furlan, sì. O Farlan, dipende dalla traduzione, per me Farlan è più figo. Isabel e Farlan sono paralleli a Gabi e Falco con Levi alla fine. Sì. Però anche lì, fammelo vedere. Cioè, fammi vedere che Levi li vede e vede i suoi amici. Cazzo, ho visto delle fan art. Che li vede magari alla bancarella che comprano una mela e si ricorda di Isabel che comprava la mela. E sorride. Cazzo! Abbiamo... È chiaramente quello il parallelismo. In 50 pagine non puoi far vedere queste cose, ma scegliere di far vedere lui sulla sedia di rotelle raccompagnato da Gabi e Falco è talmente riduttivo, è talmente schiacciante di quello che potrebbe essere il ruolo del personaggio, che ovviamente inizi a pensare a questo punto... Il terzo sorriso di Levi, simbolico, esatto, il terzo sorriso di Levi. A livello simbolico, a questo punto, ragazzo mio, capisco che nel Giappone odierno già ti mandano le minacce di morte adesso, figuriamoci se avessi fatto morire Levi, ma col saluto sul cuore... Sì, vabbè, lascialo andare, tanto ormai
È vero che è quel che è, però senza più i percorsi le ferite lo fanno morire, visto che gli Ackerman hanno questa eredità di potenziamento dei loro predecessori. Mettimi anche la regola precisa e lascialo andare, perché un finale più bello non poteva esserci per lui. Oppure, appunto, come lui, sì, autore, allora, ha detto nelle interviste... Allora, prego. Sì, il fatto è che, appunto, un personaggio, se lo lasci in vita, cioè se lo uccidi, perché Levi poteva tranquillamente morire, ok? Certo. Si sarebbe conclusa, al di là del gusto personale, ci stava. Cioè, era, la sua missione era finita, sì. Vedeva i suoi amici, andava, sì, con loro, con i suoi compagni, no? Loro sparivano e lui moriva. Perfetto. Abbiamo deciso di non farlo morire. Allora, dai uno scopo, nel senso, perché è vivo? E mi direte, no, ma non deve per forza avere uno scopo. Non è la vita vera. Cioè, narrativamente parlando, se tu decidi di farmi vedere che è vivo, cioè, perché se quella scena non la mettevano, potevamo pensare che era morto, perché noi non lo vediamo alzarsi. No, potevi lasciarlo poteva, morto. Sì. Poteva essere morto, però, e decidi di farmelo vedere in una scena senza dialoghi, in un posto casuale, che sarà Liberio probabilmente, ma in un posto random, sì, con personaggi random, perché non aveva nessun rapporto con Oniankopon, con Gabby e Falco, mai cagati, quindi vabbè. Quindi aiuta Gabby nello scontro random finale, ma... Sì, vabbè, gli si mette sopra per non farla cappottare, sì, dico, non è che stanno, sì, sono amici adesso perché le ha tenute il rinculo, sì, dico, ok. Cioè, quindi, in un posto random, con personaggi random, senza parlare, senza un'espressione, perché non è felice. Comunque non è felice. No, infatti questo non è un gran peccato. Felice. A è questo vero punto che... piuttosto, me la zoppi, me lo rompi, me lo tieni col bastone e gli fai aprire il negozio di tè. Non è che adesso è felice. Sì, l'autore ha detto che il sogno di Levi sarebbe stato aprirsi un negozio, cioè, di tè. Fai aprire un negozio di tè. È una a cosa Liberio, buffa, è una cosa sciocca, ma è un finale. Però almeno gli dai uno scopo. Cioè, non è che è un lieto fine. Non è un lieto fine, perché comunque è destinato a invecchiare da solo. 80%, ragazzi. È destinato a invecchiare da solo, rotto, ovviamente senza superpoteri, per cui che vita di merda. Però quantomeno ha il suo piccolo mondo. Magari si siederà la sera a bersi la sua tazza di tè pensando ai suoi amici morti. Tutti, quindi. Cioè, tutti, sì. Dai uno scopo. Cioè, perché lasciarlo vivo? Poi, perché è comunque vivo, eh. Comunque, oh, raga, comunque è vivo. Dico, eh. Cioè, è ovvio che lui è un po' l'eredità della scorsa generazione che vede il futuro, no? Potrei fare gli spoiler della Metal Gear Saga, ma non li farò. Però citate, cioè, ascoltate la citazione, immaginai e capite cosa intendo dire. Prima però di rischiare di perdere due, per me, non proprio macro argomenti, ma dettagli per cruciali che devono essere in questa diretta a tutti i costi, ci sono due cose che voglio dirvi con lei. La prima è che a questo punto, visto che abbiamo costruito questo piano segreto, questo era veramente un piano segreto di Eren, di parlare ai suoi più cari amici attraverso i percorsi e cancellare loro la memoria, tranne a Levi e Mikasa, nei confronti, cioè per poi... una volta ucciso, sbloccarglieli, ok? È molto egoistico da parte di Isayama, nonostante tutto, nonostante funzioni in quello che vuole trasmettere, mostrare così a lungo e solo Armin, il quale poi comunque lascia in sospeso dei comportamenti molto strani da parte degli altri. Cioè, piuttosto, fammi vedere perlomeno, almeno, gli altri sono opzionali? Va bene. Ma non puoi non farmi vedere cosa dice Reiner. Santo Dio. Non puoi non farmi vedere cosa dice Reiner. Perché è un personaggio che ha avuto un'importanza e un protagonismo talmente permanente all'interno della storia che non me lo puoi silurare. Siluro, sì. Con il che uomo che sei. No, vabbè, che poi vabbè, non esatto. Dice what a man nell'ufficiale. You are. Però, dice, you are. Dice, ah, Eren, tu sei. E potrebbe essere qualunque cosa, va bene. Lascia in sospeso il fatto che, esattamente come Armin, non c'è tanto un perdono quanto una... Non c'è tanto una giustificazione quanto una comprensione, che però andrebbe approfondita poi, a freddo. Tuttavia, non mi puoi distruggere quello che poteva essere un finale più complesso a cui avrei tenuto, con lui che dice, ok, ho avuto il ricordo, Eren... E poi sniffa la lettera. Cioè, mi fa piacere vedere la pace, la risoluzione e il suo tornare soldato, tra virgolette. Tornare Beh, un po' al suo carattere sì, di merda. Esatto. Però
è un peccato che dinanzi a quello che era un finale così carico, sì, non si sia preso la briga. Tra l'altro, non mi puoi neanche dire che è il disturbo post-traumatico, la depressione, perché lui ha tentato il suicidio. Ricordiamo, cioè, non è che era triste, sì, lui ha tentato il suicidio, cioè lui era depresso, i disturbi post-traumatici, la doppia personalità. Arriva mamma, ti abbraccia, a posto. Mamma mi vuole a casa, adesso sto bene, sono felice, torniamo a leccare le lettere delle madri sposate. Quello anche può piacere, perché sì, comunque lo so, Reiner però era... non è solo quello, cioè, sì, manca la parte di maturazione, di accettazione delle proprie colpe, perché ci sono oggettive, non è che Reiner è santo, Reiner ha fatto la merda, però se ne rende conto, l'accetta, così come accetta Eren, accettando le colpe, esatto, di Eren, accetta le sue. Però vedete, guarda, si rispecchia in Eren, io e te siamo uguali, sì, quindi capendo Eren capisce anche e, se stesso. Esatto, da questo ci si può collegare al commento non sciocco, no, che tu fai, io sono Jack, dice, ma non serviva sapere cosa ha detto a Reiner, d'altronde tutto quello che si dovevano dire se lo erano già detto nel capitolo 100, Eren lo aveva capito e quindi perdonato, certamente, non c'era altro che i due dovessero dirsi. E a quel punto, ok, prendo la tua posizione e ti chiederei, no, non adesso in diretta perché ti perderei probabilmente nella prossima risposta, siamo tantissimi, però chiederei, e allora perché gli hai fatto una parlata segreta? Allora se non gli hai detto tutto. Da dirgli. Non gli hai detto tutto, qualcosa c'era da dire. Però evidentemente non c'era niente da dire a Levi, che è un cornuto, e quindi, esatto, lui la chiacchierata, la, ecco, TikTok, infatti, non che, se ecco, la che non ci sia la chiacchierata con Levi, perché appunto, ragazzi, ricordiamoci Levi questo. Stronzo. A questo punto io risolvo una domanda di quelle più puntigliose, più pericolose, che Isayama ha creato in quest'ultimo capitolo. Vi ricordate quando Falco urla e tutti erano dubbiosi sul fatto che avesse trasformato, sì, a causa, sì, del, sì, fatto che sembrava avere il bestia, sì, ma in realtà non è il bestia, è il sangue reale, bla 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 bla. Una cosa, ma non è amico di Levi, e allora sei proprio un gran pezzo di merda. No, non è vero, allora non, cioè, sei amico di Levi, sono stronzo, allora no, non chi ha fatto, ti ha detto, no, non tu sei, sì, Levi, cioè, ci teneva tantissimo ad Eren, Levi ci teneva tantissimo ad Eren. Levi anzi, poco prima di andare nella battaglia finale, quasi si viene da piangere a dire, però io avrei voluto dirgli ancora tante cose. Cazzo, e dargli la chance, no? Capito? Puoi farlo? Il fatto, cioè, è questo. Levi voleva parlare a Eren. Esatto. Oltre probabilmente a svitargli la testa a calci. Sì. Anche con la gamba rotta, probabilmente. Cioè, veramente, veramente non parla con Levi. Anche soltanto un... mi dispiace. Cioè, esatto. No, vabbè. Il fatto è questo. Noi abbiamo questa situazione nella quale si è venuto a creare il dubbio. Perché? Perché gli Ackerman non possono avere la memoria cancellata. E infatti Uri lo dice dinanzi a Kenny, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quello che accade, quindi, non è che c'è un errore. Non ha sbagliato Isayama. Ha solo gestito i tempi in maniera che possa confondere qualcuno, ma non ha sbagliato. Ok? Non ha sbagliato. Il sogno che vedete di Mikasa arriva poco prima che lui venga ucciso, praticamente l'istante prima che a lei magicamente entri in testa l'informazione del fatto che lui sia nella bocca, cosa che lui palesemente suggerisce alla sua mente, al suo spirito, per portarla a prendere la decisione finale di ucciderlo. Per questo Mikasa è l'ultima ad avere il sogno, perché da lì in poi per lei è il presente, non puoi cancellargli il ricordo, le ha lasciato in testa le ultime immagini del suo chiederle di dimenticarlo, cosa molto forte visto poi lo sfogo intimo che fa con Armin, il suo più caro amico, e lei poi vede che gli altri reagiscono come lei ha vissuto poco prima con il mal di testa e capisce che è tornata la mente a tutti, cioè a mente a tutti il ricordo. Non sapremo mai se questo è accaduto anche a Levi, però Isayama puzzi, perché avrei voluto perlomeno scoprire se c'è stato qualcosa. Sì, non possiamo immaginare che ci non sia possiamo, stato. Lui non commenta, cioè, almeno gli altri lo dicono. Non possiamo fare headcanon, no, ragazzi. No, no, perché gli altri ne lo dicono, hanno le facce. Almeno, esatto, Pic dice avrei voluto parlargli, esatto, quindi capisci, sì, che non l'ha fatto. Levi, non, Levi è lì, Levi è cascato, esatto, e sta guardando gli amici suoi morti. Esatto, cioè, poi... due cose vi dico, ragazzi. Mi raccomando, non confondete l'headcanon con l'analisi di un capitolo. Per esempio... c'era un ragazzo probabilmente più lato fanboistico che andava lì a reagire dicendo ma poveri scrittori, come potete permettervi di dire che non ha parlato con Levi? Quello è headcanon di qualcuno che vorrebbe sia accaduto qualcosa e se lo ficca in testa come se potesse essere successo davvero, perché non può essere altrimenti, ma è come quello che fa XYZ personaggi nella storia su alcuni argomenti. È un po' la droga di cui parla Kenny, mettiamola così.
E non confondete il rant con l'analisi, visto che in realtà, paradossalmente, come abbiamo detto durante la lettura in blind, è un buon finale. Poteva andare molto peggio, semplicemente c'è, a livello anche di gusto, da una parte una oggettiva fretta, inconfutabile. D'altro canto, a livello di gusto, poco cinismo. Perché abbiamo per fortuna il fatto che il sogno di Eren, l'obiettivo fuori da quello che era liberare Ymir e quindi di conseguenza la maledizione, quello che era l'obiettivo di pace attraverso la distruzione, era un falso. Perché la guerra è immediatamente ricominciata, nonostante il mondo sia a pezzi. Vabbè, non ricominciata, però... Dopo tre anni si cominciano a creare di nuovo tensioni. Quindi c'è questa sorta di momento di pace, e poi si ricominciano a creare tensioni a causa degli jägeristi, di cui tra l'altro poi vediamo Hitch e altri personaggi tornare lì all'interno del protagonismo delle che sbadiglia, perché tanto ormai che le prega. 15 kg probabilmente. Esatto. Ah, è giusto, una cosa che volevo dimenticarmi era che Armin, appunto, quando va dinanzi al militare, non dice il suo grado. Non dice il suo grado, non dice io sono il comandante di. Cioè, se fai un parallelismo speciale tra quando era davanti ai cannoni e quando era un bambino davanti ai cannoni, rappresentava l'amico e l'umanità al suo scopo, diciamo, al suo ruolo, e nel finale, quando è alla fine del mondo, dinanzi al nemico, e fagli dire che c'è una differenza. Cioè, tu chi sei? Armin Arlet. Chi? Sì. Cioè, una cosa è dire all'inizio chi. Alla fine non fai ridire chi. Cioè, tu chi sei? Io sono il comandante, perché è un comandante. Sì, chi sei? Questo è nome e cognome, siamo a scuola. Non funziona così. È un peccato, perché quel ruolo. No. Cioè, il manga, Isayama, gli ha fatto ottenere da Hanji il ruolo di comandante. E allora? Fagli dire che è un comandante. È una frase, però sono quei dettagli che è un peccato che non vengano approfonditi. E vediamo un po'. Ora. Ora abbiamo fatto praticamente un'ora ininterrotta di flusso di coscienza. Sì, allora, che cosa? Perché c'è ancora tipo un sacco di roba, tanta, tipo tutto il fatto che la questione diplomatica non ha il minimo senso. No, non esiste. Cioè, la cosa degli ambasciatori in quel modo non ha senso, punto, proprio per politica reale. Poi mi dici che quello è un mondo fatato. Sì. Allora, quando c'è l'incontro con Willy Tibur e ci sono gli ambasciatori degli altri paesi, sono ambasciatori degli altri paesi, letteralmente. Sì. Personalità sì. Delle altre nazioni che vanno in quel luogo a rappresentare la nazione per partecipare a un evento di informazione e eventualmente decisioni e prese di posizione, ok? Poi abbiamo Paradis, che, visto che si sta grattando il pancino... i jägeristi in fiamme, perché ovviamente si fomentati, che è una cosa anche molto ovviamente post prima o dopo guerra, fomentati dalla paura, che dell'odio che tutto il mondo prova nei loro confronti, quindi ottengono sempre più potere, anche senza Eren, senza Flock, non serviva ovviamente, si basano su quell'ideale distorto e combatti, dobbiamo combattere, se non combattiamo perdiamo, se perdiamo moriamo. Sì. Perfetto, mi piace da morire questa cosa, mi piace da morire che i jägeristi non siano stati dimenticati. Quindi Paradis vuole entrare in guerra comunque, probabilmente non solo difensiva, si sta affilando le unghie. Historia manda una lettera ai suoi compagni, che evidentemente non sono più a Paradis da tempo, infatti sono stati, lo dice pure Armin, noi siamo i traditori dell'isola perché abbiamo ucciso la speranza dell'isola, no? Quindi loro si sono allontanati dall'isola, in questi tre anni non si sa che hanno fatto, e adesso si sono ritrovati, non penso vivevano tutti assieme, e si sono ritrovati per tornare insieme a Paradis e parlamentare la pace, in qualità di rappresentanti del mondo. Sono l'ONU, fondamentalmente. Sì, del mondo, questo mondo di cui non abbiamo il minimo sentore, perché non sappiamo, prima non sapevamo nulla, ora men che meno, perché già non sapevamo com'era prima, non sappiamo cosa è rimasto. Quindi, per qualche motivo, questi tizi sono diventati, hanno preso una nazionalità di altri, quindi ognuno rappresenta un paese diverso, hanno preso la nazionalità, quindi vivevano ognuno a fanculo in posti diversi o comunque rappresentavano nazioni, i pochi stronzi rimasti al mondo, che hanno scelto come rappresentanti degli Eldiani
che teoricamente incarnano il tradimento più totale, perché sono quelli che hanno, i guerrieri che hanno scannato gli Eldiani, Eldiani di Paradis che se ne sono presa con quelli di Paradis, cioè loro sono la quintessenza del tradimento dell'ideale di partenza, e tu ti prendi come rappresentanti degli Eldiani contro gli Eldiani. Tu l'hai riletto il capitolo, no? Sì, c'era scritta questa cosa. Okay, no, perché... loro sono i rappresentanti, uh-huh. Loro devono andare a parlamentare la pace con Paradis. Rappresentano il resto del mondo. Perché? Sono ambasciatori. Perché sono ambasciatori? Chi li ha scelti? Però... chi li ha scelti? Ma chi ci fa rappresentare? Da Conny, ragazzi, ma veramente? Conny. Conny ambasciatore della pace. Conny. Conny. Che va a cagare e non si ricorda se doveva cagare o pisciare. Conny! È perfetto. Cioè, dai, per favore. Per me è per il canone definitivo. Gli eroi, perché sono gli eroi. No, ma aspetta. Non funziona così. Allora, visto che, come tra l'altro abbiamo anche discusso più volte privatamente, hai sicuramente una base importante per non essere soddisfatta dalla politica. Però, il focus, come nel capitolo 126, eccetera, per me è sempre stato altrove. Di invece la cosa a cui io tengo, la fera figata, quella reale, piccola, ma che poi diventa grande, mancanza e desiderio del loro ruolo. Vabbè, sì. Allora, cioè, vuoi che... allora, l'idea di prendere come rappresentanti gli eroi, ok? Quindi non ambasciatori, non gli ambasciatori degli altri paesi, perché se mi dici che sono degli ambasciatori degli altri... cioè, fondamentalmente, quello che fa Isayama, ti spiego. Perché Reiner dovrebbe rappresentare gli africani? Aspetta, ti spiego io. Gli africani l'hanno scelto. Allora, sono andati da Reiner e gli hanno detto, tu rappresenti noi. No, loro sono... Allora, questo è per dare valore. Quindi loro prendono decisioni per altre persone. No, ascoltami. Loro sono nel ruolo di essere gli eroi del mondo. Ok. E quindi, in quanto eroi del mondo, è ovvio che comunque uno shonen. Decidono per il mondo. Loro non decidono per il mondo, loro vanno a parlare nel ruolo del mondo, sì, a coloro i quali a Paradis non vogliono la pace, perché loro sono gli eroi di Paradis. Sì, però per parlamentare la pace devi dare delle condizioni, e tu, stronzo, non puoi dettare condizioni a nome di qualcun altro. Non è un manga politico. L'ho capito, ma appunto ti dico, è soltanto un incipit che ti fa capire il ruolo che hanno ottenuto. Ma questo non è un incipit, sono passati 3 anni. Ho capito, ma se non ti mettono, cioè, con tutte le mancanze di approfondimento microscopiche... sono gli Avengers! Sì. Sono effettivamente gli Avengers di quello che è Eldia e così via. Però... la famiglia Tibur non rappresentava il mondo. La famiglia Tibur era a capo di Marley. Fine. Non andava in giro a dare decisioni per gli altri. La famiglia Tibur aveva un'enorme potenza economica, un enorme peso storico, concedeva comunque la protezione del Warhammer, quindi scusate se poco, ci sta da Dio. Ci sta da Dio. Tibur è Marley, Tibur non è il mondo. Cioè, questi sono andati lì a rappresentare i sopravvissuti. Sì, ma all'interno di un time skip che è ovviamente non soddisfacente, quella è la cosa meno importante da far vedere. Perché è ovvio che sia poco soddisfacente nell'immaginazione di avere la storia completa e perfetta anche di ciò che potrebbe essere tecnico, politico e denso, no? Però il nucleo di tutto, quello a cui tengo veramente un sacco dare importanza, che era stata una tua idea, è che, pensateci ragazzi, ascoltate queste parole. No, ma evidentemente non gli interessa, perché sto dicendo cagate, quindi... No! Gli interessa. Gli interessa un sacco. Anche a visione del fatto che magari Armin poteva anche dire il suo grado. No, allora, il fatto è questo. È ovvio che lui, in quanto uccisore, d'accordo, di Eren Jaeger, il titano della distruzione del mondo, acquisisce credibilità. Sì, ma io la rappresento... frase, io rappresento... io sono il comandante e uccisore, perché io rappresento Eldia, ok? Cioè, è qualcosa che fa bene anche al lettore. È un parallelismo simile a quello dell'albero che, avete notato, il... Ce l'ho da qualche parte? Mi piacerebbe molto mostrarvelo. Non c'è. Allora... troverò il modo di farlo vedere in montaggio al minutaggio ora. C'è un parallelismo stupefacente tra le inquadrature iniziali e finali della storia dell'albero su cui infine si chiude la storia, il racconto, e che diventa anche protagonista del dialogo finale tra Zeke e Armin. Ossia che nel capitolo 1 l'albero è mostrato attraverso
l'inquadratura verso le mura, quindi il muro. E nel no, finale, Marley non è stata rasa al suolo comunque. E nel finale ha invece l'inquadratura verso il paesaggio, cioè quindi la libertà, l'apertura, è finita, no? Con le mura e senza le mura, esattamente. Prima c'erano le mura, poi non ci sono state più. Ed è una cosa bellissima, è fantastica, è stupenda. Ma pensate, allora... Non ho detto quella cosa comunque alla fine. Sì, è quello che stavo dicendo adesso, lo sto per dire. Quello che è stato pensato nei confronti della scena, ok, adesso aprite il cuore, pensateci un momento. Una delle cose che più ha fatto soffrire alcuni fan della storia, ok, è l'abbandono della base narrativa, delle mura, delle survey corps, del corpo di ricerca e di ciò che è il loro ruolo nel sequel temporale post time skip, quando si scopre il castello oltre il mare, Marley, no? Ok? E... praticamente Fenrir ha detto una cosa che non è una critica o una mancanza della storia di Isayama, ma che cavolo, è una di quelle cose che davvero sarebbe potuta diventare e diventerà probabilmente headcanon di alcuni di voi, secondo me. Allora, quello che sarebbero potuti essere con una anche divisa originale, proprio in quanto ambasciatori che vanno a salvare la specie, vanno a salvare l'umanità, esplorando... Dai, così conoscendo... se magari se lo dici tu non è nemmeno una cazzata, dai. No, no, non è una cazzata, è una cosa bellissima, è la tua idea. Andando a esplorare, esatto, il corpo di ricerca del mondo, cioè loro potevano essere i nuovi survey corps che portavano la, oddio, la salvezza dell'umanità, quanto sarebbe dell'umanità. Stato bello, cioè la salvezza, esatto, dell'umanità passava dall'andare oltre le mura al comprendere, perché comunque c'è, esatto, sempre stata l'idea della comprensione, della curiosità, quindi comprendere il mondo e portare la pace che diventava, sì, la nuova salvezza, sì, e che quindi il messaggio, l'obiettivo dei survey corps restava, l'ideale dei survey corps restava, anche perché così è molto triste, perché nel finale sono tutti in civile, sì, e le ali della libertà sono rimaste ai jägeristi. Non era bello fare una distinzione proprio fra delle ali trasformate, mm-hmm, ad armi, che, sì, erano quelle degli jägeristi, e le vere ali che erano rimaste nei nuovi survey corps, che non erano più eldiani, ma magari era appunto un gruppo di volontari da tutto il mondo, mm-hmm, e qui lì magari ci stava, perché diventavano un gruppo neutrale, sì, che andava a parlamentare con i vari paesi viaggiando di tutto il mondo per cercare di trovare un punto di contatto. Quindi non erano più gli ambasciatori di X e di Y, ma erano delle persone che volevano la pace. Questo ovviamente è una fantasia, no? È un'idea, è semplicemente un what if, no? Però mi sarebbe piaciuto. Sarebbe stata una cosa da grattata sul naso. Molto poetica più che tecnica, però avrebbe avuto il suo ruolo, secondo me. Allora, ora, visto che la chat è piena di questa domanda, abbiamo già risolto l'enigma Mikasa, Ackerman e così via. Quello che davvero... non c'entra nulla, lol. Certo che il messaggio è quello che la guerra nell'uomo non ha niente a che fare con il dare una divisa ai ragazzi, ok? Dare una sorta di simbologia di saluto al manga. Quello fa parte di quello che è il finale, è il messaggio grigio, perché è un grigio che appunto Isayama ha portato al suo lavoro. I Survey Corps sono sempre stati degli idealisti pazzi comunque, cioè loro erano quella bolla di persone che sacrificava la propria vita per la speranza di, ma sono sempre stati contrastati dentro le mura perché non, sì, volevano sovvenzionarli, perché dicevano che era inutile, e questa cosa rimane, perché se la gente vuole la guerra, cioè non è che cambia il messaggio se c'è questa cosa, anzi, perché il mondo vuole la guerra, però loro rimangono i pazzi che vanno contro, così come erano i pazzi che andavano contro la sicurezza delle mura, cioè la comodità del combattere alla fine, cioè la guerra, la pace è più difficile della guerra, sì, è facile litigare, è più difficile andare d'accordo, ed è, la stes- esatto, è lo stesso concetto. Poi ragazzi, non confondetevi, questa sorta di fantasia romantica che abbiamo raccontato non cambia gli eventi del finale, è semplicemente il ruolo estetico che hanno i personaggi, perché
non si sta dicendo no, in realtà così cambiava il finale, no, era semplicemente il fatto di non averli semplicemente come avventurieri eroici, no, e dargli una sorta di eco di ciò che era il manga inizialmente, ma questo era un gioco appunto romantico di un what if. Visto che abbiamo discusso di ciò che è stato fondamentalmente l'enigma causato da, come a volte espone Isayama, gli eventi e quanto complicata sia la storia di Mikasa e i ricordi, togliamoci un secondo dal cappello l'enigma Berthold. Dina, madre di Eren, Founding Titan, ok? Visto che è un'ora che ve lo state chiedendo e ce lo state chiedendo continuamente e che su Instagram metà delle domande sono su questo, ok? Allora, questa è la pagina... no, la madre di Eren viene uccisa da Dina. Ragazzi, la madre di Zeke è Dina. Allora... È una catfight un po' sbilanciata. Un po' sbilanciata, diciamo. Esatto. Dunque. Sì, no, beh, certamente, Mr. Fox. Ora, quello che... Dina non è la madre di Eren, Mike. Ragazzi, seduti. Ascoltate piano. Sì, infatti. E distinguete le parole, altrimenti è un casino. Tranquilli. Calma. Allora. Dunque. Quella pagina è... Eren è la madre di Dina. Eren è la madre di Dina. Esatto. Pino, allora, la pagina di Berthold è quello che ho detto all'inizio della live, è il colpo di scena che ha aggiunto Isayama, che in my humble opinion non era necessario, ma che è servito all'autore per far capire quanto potente e pericoloso e distruttivo per la psiche umana sia il Founding Titan. Vi ricordate quando Zeke racconta del fatto che il desiderio di Ymir era creare un universo nel quale senza tempo sarebbe stata connessa a tutti? Una forma di percorsi fuori dallo spazio, fuori dal tempo, in cui tutto accade contemporaneamente, no? Quello che ha causato questo è che quando sei liberamente connesso ai percorsi come Founding Titan, tu hai non soltanto... Tu la colcella l'hai presa? Sì. Ok. Hai non soltanto una consapevolezza di quasi onniscienza, ma se tu vuoi farlo, puoi... E questa è una cosa... vicina all'onnipotenza, tu puoi comandare tutti i titani di qualunque tempo. Ok? Mi seguite fino a qui? Ora, il paradosso che questo causa è tra i più semplici, ma vi garantisco non è sbagliato, non è un errore di Isayama, è semplicemente una cosa molto molto delicata, molto molto forte, ed è il motivo per il quale il 145esimo Fritz ha detto basta, non si può. Quello che ha fatto Eren è stato, appena avuta la connessione con Ymir, vedere tutta la storia, ok? E ha scoperto che Berthold, il giorno dell'anno 845, sarebbe morto, ma non aveva il destino di morire affinché lui ottenesse il Founding Titan. Quindi, come lui dice in inglese, I overlooked that, quindi ho fatto sì, ho ignorato e fatto sì, ho gestito la cosa affinché non accadesse, e ho mandato Dina a uccidere mia madre. Perché se questo non fosse accaduto, non sarei qui e non avrei potuto salvare Berthold. È un cerchio. Ok? È il più classico dei paradossi di tempo. E uno potrebbe dire, come ho letto, ma come? Quindi è una merda. Quindi è una merda perché
avrebbe potuto fare tutto, avrebbe potuto comandare Reiner, avrebbe potuto distruggere le cose, impedire... No, perché altrimenti non avrebbe ottenuto il Founding Titan e non avrebbe avuto quell'accesso. Sì, può non piacere. E però, non serviva. E non era importante, non perché serviva. Dina aveva già il seme della spiegazione, sì. Quando prima di trasformarsi in un anomalo ha detto Grisha, io ti troverò ovunque tu sia. Ok? Quindi poteva funzionare. E non era necessario avere questo extra. Ecco qua. Questa è la risposta. Questa è la risposta. È la base dei paradossi. Esattamente, esattamente. E... Per me era più carino se rimaneva l'idea appunto che comunque Dina cercava Grisha per amore. Sì, sì, esatto. Anche lì ci sarebbe stato l'amore. Anche lì ci sarebbe stato l'amore. E esatto. Quindi magari appunto però faceva un po' la... Cioè, diciamo che il suo sentimento di ricerca finiva un po' nella merda. Però magari seguiva che trovava Eren, perché comunque Eren aveva quel sentore di Grisha, no? Mm-hmm. Quindi, ecco, si va a creare un pochino di destino. E quella cosa è giusto che non piaccia a tutti. Il destino inevitabile, perché Eren ha fatto sì che fosse inevitabile, anche se in realtà lui... Cioè, lui è schiavo della libertà. Mettiamola così. Però, come abbiamo discusso in tutta questa ora, quest'ultimo capitolo, visto nella completezza dell'opera... funziona. E ha delle istanze, ha dei momenti molto belli. Ma a me ha commosso molto di più il 138. Molto di più. Il 139, che dir si voglia, è stato effettivamente, paradossalmente per Shingeki no Kyojin, semplice. Semplice. Davide, è... piegato pochi minuti fa. Berthold sarebbe stato mangiato da Dina. Eren ha impedito che Dina mangiasse Berthold. It's as simple as that. Ok? Poi sui motivi li ho spiegati poco fa. Evito di essere un loop io stesso, però sì. Esatto, il 139 è la chiusura. No, il 138 non è il vero finale, però il 139 è una chiusura. È una chiusura che comprime tantissimo, time skip compreso, in veramente un terzo delle pagine, non che sarebbero servite, ma che avrei gradito e avremmo sperato di vedere. Ok? E decisamente, partiamo da un presupposto che possa anche mettere, diciamo, a metà live o ai due terzi, a seconda di quello che ci sarà da dire, un punto importante, un punto e virgola, un intermezzo. Shingeki no Kyojin. Ha creato, per quello che è la scrittura del manga shonen giapponese, ma del fumetto giapponese, un nuovo standard. Cioè, chi scriverà manga da ora in poi, perlomeno di quel genere, avrà sul groppone questa cosa. Cioè, come lo è stato Fullmetal Alchemist prima, ma Fullmetal Alchemist, che può essere anche apprezzabile di più di Shingeki a seconda del gusto e di magari come finisce, ha un ruolo diverso dal peso e dallo spessore molto, molto denso che ha Shingeki. Ok? Quindi, in realtà... Anche perché il valore dell'opera, ma anche ammesso che noi qui dicessimo il 139 è una merda. Cioè, questo non va... Anche ammesso che fosse così. Anche fosse, ma non è. Non è. Esatto. Che si va a pregiudicare il lavoro di tutta l'opera. Certo, sarebbe pesante, ma però no. Non lo sarebbe. Cioè, no, per dire, io on the Ben and the Castle, gli ultimi 90 secondi della serie per me sono orrore. Cioè, probabilmente se la rivedessi non li guarderei, perché mi fa proprio male fisico. Ma è una delle mie serie preferite. Sì, cioè, non... considerate, ragazzi, che... Cioè, lo standard per... non è dettato soltanto esatto. Dal finale. No, ma poi nuovo standard non vuol dire... che adesso quello che c'era prima di Shingeki è brutto e quello che c'è dopo deve essere almeno bello quanto tanto, altrimenti non segue la qualità, no? Eccetera. Ma che comunque quello che ha portato all'interno dell'industria come narrativa, come spessore e temi, negli shonen sono poco comuni. Non è necessario che vengano sempre inseriti, perché altrimenti che palle,
che palle, però non è qualcosa che non ha influenza. Ve la faccio più semplice. Shingeki no Kyojin avrà influenza nel futuro del manga shonen. Ok? Ed è interessantissimo, visto che siamo 2800 persone, che in chat, tanti quanto siete, siete tutto. Siete ogni cosa. Chi è qui e odia Shingeki, e guai a dire che ha alzato l'asticella. Chi è un fanboy perso e ha bisogno e vede l'analisi critica e i desideri come rant distruttivo. Chi cerca di fare controanalisi o approfondimento e ha domande. È molto figo. È molto figo. Mi piace parecchio. C'è un ecletticismo totale in chat. E ed è veramente not bad. Melting pot, sì? Sì, 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 sì. È vero, è vero. Ora, vuoi sfruttare un po' i tuoi appunti? Vermino. Verme, falco. Allora, vai. Ma vogliamo fare la fanfiction? No, no, che fanfiction? Che... No, vabbè. Perché... più che altro il discorso della... Allora, della va bene, va bene, va bene. Facciamo così, ragazzi. Allora. Ok. Cioè che poi quando mi dicono il landing, è perché non significa niente un ending? No, perché tutte le ending hanno sempre avuto sì. significato, quindi non puoi dirmi è solo un ending. No. Allora. Allora. Poi comunque appunto se fosse, è un po' come il discorso di Final Fantasy VII Remake, che si è parlato, è criticato un'impossibile idea del finale, dell'ultima parte, però intanto se ne è parlato e sicuramente ha lasciato il segno. Cioè questo alla fine, già il fatto che se ne parli, se fosse una cosa schifosa e basta, non se ne parlerebbe, direbbe vabbè. Sì, vabbè, sì, 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 sì. Vabbè, sì, vabbè, non ne vale la pena. Invece ne vale la pena. Esatto. Cioè, se ne parla anche le cose che non piacciono o che magari non convincono, creano discussione. Cioè io grazie a Shingeki comunque ho avuto contatto con persone, ho conosciuto gente, ho chiacchierato, ho fatto video, ho scoperto cose, ho speso un sacco di soldi. Cioè quindi comunque cioè, è parte di me. Cioè, quindi anche ammesso, e non è il caso, ma anche ammesso il 139 mi avesse fatto cacare e continua a dire no, perché ci sono un paio di idee bellissime, secondo me Isayama ha avuto delle palle enormi a metterle sì. comunque. Cioè, comunque mi ha segnato e non lo dimenticherò, per cui qua cioè, io non dovete capire che se una persona critica un elemento di qualcosa, anche in maniera accalorata, non significa che tutto il resto faccia schifo. Assolutamente no. Aspetta, c'è un messaggio in caps lock cancellato da Mubot. La storia dei 13 anni sul potere dei giganti mai spiegata. No, 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 è semplicissimo. Devo, è facile. Ymir ottiene il potere. Dopo 13 anni la lancia le trafigge il cuore e muore. Fine. Inconsciamente, nel suo spirito, la morte sopraggiunge dopo 13 anni che ha ottenuto quel collegamento. Quindi tutti coloro hanno il collegamento con Ymir tramite i rami principali del percorso, quindi i 9, gli 8, durano 13 anni. Fine. Fine. Ok? Sì, insomma, la lancia la uccide. Sì, è un colpo mortale. È un colpo poi mortale. Io non mi fiderei molto dell'anatomia di Isayama, comunque, esatto. Quando si tratta di colpi mortali, per cui un colpo mortale. Cioè, poi, attenzione, fidiamo. Non è che Ymir muore a 13 anni, muore 13 anni dopo sì, che sì, ha ottenuto sì. il potere. Sì, ci fidiamo, okay. Ci fidiamo, dai. Ora, ma forse anche che le perfora il polmone, capito? Qualunque cosa, però muore. Sì, muore di colpo. Muore sul colpo. Muore okay? subito. Senza okay. soffrire. Pam! Secca. Allora. Parliamo un momento di Falco, l'autore direttore dell'anime, di quell'episodio, l'ending e il personaggio. È il verme. Allora, è il verme. Vabbè, visto non è un verme, però è un verme, dai, è un vermino. Domande, dei quesiti, degli approfondimenti richiesti di più su Instagram and Company. Grazie, Cristiano. E... adesso ne parliamo di tutto. Ma quindi il sogno iniziale di Eren? Che cos'è? È per caso quello che ha fatto con Mikasa ed è triste perché le ha detto di dimenticarlo? No. Il sogno iniziale che ha Eren sotto l'albero al risveglio... Ok, provate a immaginarvelo un momento. Immaginate come... vedere
tutto Shingeki moltiplicato per 5.000 al 7 milioni per cento video renderizzato. A lui arriva, e Witt è riuscita a mostrarlo con una certa chiarezza, nonostante abbia tagliato quella scena importantissima di collegamento con la sua morte, gli arriva tutto. Pum! Sì, non c'è bisogno. È importantissimo fargli sentire la botta nelle cuffie. Mi ha dato fastidio a me. È cioè, un ricordo non so eterno cosa hanno sentito di questa live. Per questo vede morire sua madre, perché poi lui è quello che la manderà a morte. Cioè, a lui arriva tutto. Arriva tutta la visione. Tutto in colpo. Ok? Puoi ripetere il suono, Mike. Non mi è arrivato bene. E... per quanto concerne, invece, Falco e il Vermino. D'accordo? Partiamo con la concretezza e poi andiamo ai what if e alle ipotesi soggettive e al gioco creativo, ok? Diciamo che Falco è un personaggio di estrema importanza all'interno dell'equilibrio emotivo della storia. Falco... Non serve che Eren sia con un potere dentro per ricevere i ricordi, perché... Perché Jean non ha alcun potere, esatto. E li ottiene. Cioè, il momento Ymir o il Founding Titan sono comunque in grado di connettersi agli Eldiani. E ricordatevi che il tempo non esiste. Sì, ma comunque sono connessi al sangue Eldiano, quindi non serve che tu hai un potere dentro per ricevere il ricordo, la memoria. I sentieri, non serve, ragazzi, quello. Allora, ci sono i sentieri. Esatto, se nel vostro cuore sperate che i percorsi non siano in nessun caso una Deus Ex Machina... I have bad news for you. È molto solida, è molto precisa come esplorazione dei poteri, ma è divina. È roba divina, è roba trascendentale e termine che mi piace un sacco usare quando ben contestualizzato. Ineffabile. Ok? È questo. Ora, Falco è un personaggio di estrema importanza, perché lui è l'equilibrio emotivo del mondo. Lui è il personaggio e, sotto alcuni punti di vista, il più importante protagonista della storia. Perché lui è la sanità mentale. Lui è l'unico normale. Lui è un Armin con una vita diversa e più consapevolezza dello spettro, diciamo, etico. Ok? Lui ha una visione d'insieme un po' più ampia. Perché vive a Marley e riesce a entrare in contatto con l'equilibrio della bilancia. Ok? Falco e Padre Pio, esatto. Però il discorso del suo percorso è stato spinto da diverse, diciamo, punzecchiature da parte anche dell'anime. Molto più dell'anime che del manga, ma l'anime ci aveva insegnato essere un punto di vista a volte, più che a volte, spessissimo, più completo e preciso del manga, sotto alcuni punti di vista cronologici e di hint giocosi, ma poi non tanto giocosi perché comunque parte del canon, in quanto narrativamente inseriti in un dialogo del protagonista. È un po' il motivo per il quale molte scene di Wit poi hanno una conseguenza che bene o male è stata resa canonica. Vedete il berserk dell'Attack Titan, che non ha un cazzo di senso, ma a un certo punto, finita la storia, dici: ah, ma quindi in quel momento l'Attack Titan, completamente perso in stato di furia, si è connesso ai percorsi e a quando distruggerà il mondo. Perché è quello che fa, visto che Eren gli dice: sono libero, distruggerò il mondo. Sì, cioè, sì. Lì è Wit che tramite Isayama ha fatto uno sparo di mortaio. Sì, vabbè, palesemente a non è stata buttata 10 caso, anni. Infatti. Cioè, non è casuale. No. Non è casuale. Il berserk, cioè, Eren perde il controllo, si connette ai percorsi e non dice: ti divoro, ti uccido anni, ti distruggo. No, dice: distruggerò il mondo. Non i giganti, il mondo. E poi fa: I am free, sono libero, no? Quindi lì funziona, hai una connessione. Falco, tra l'altro, invece in altre cose non c'è.
Wit nei primi episodi ha fatto un macello. Ed è un peccato, perché sono bellissimi da vedere. Ma Wit, allora, da una parte, volete una velocissima analisi mappa Wit? Mappa manca di fantasia. Wit ne ha avuta troppa. Perché mappa è troppo copia carbone del manga. Per tempi, risorse o istinto, ma è troppo copia carbone. Ha pochi sguizzi emotivi e sguizzo. Esatto, e ad animazione importanti. Cioè, è praticamente il manga. Bam! Mi stai uccidendo con tutti questi schiaffi uditivi. Ok. Stai proprio facendo male alle orecchie. Non lo faccio più. Grazie, Steven e Swindo. Cristiano. Già detto, Cristiano. Cristiano, ringraziamo di nuovo Cristiano. Grazie, bis. Mentre Wit inizialmente, perché ho le cuffie, è vero, è colpa mia, sì, no, è colpa mia. Mentre Wit non ha mostrato, per esempio, l'inquadratura corretta quando Grisha guarda fuori casa uscendo dalla chiacchierata a pranzo con Eren. Mentre nel manga rimane interdetto e poi dice Eren. Cioè, lì nel manga c'è, così come non c'è il tatuaggio di Mikasa e così via. Purtroppo abbiamo alcune sottigliezze che mancano da Wit. Però abbiamo poi le panoramiche e le sequenze che conosciamo tutti. Falco è un personaggio che nel manga assume il ruolo di salvatore di Gabi secondo la richiesta disperata e di condivisione intima che Reiner fa dopo averlo fintamente minacciato per tenerlo al suo posto e non fargli fare un errore che lo avrebbe portato alla morte prematura o comunque alla prigionia o all'espulsione dal percorso dei cadetti, dei guerrieri. Lui avrebbe dovuto salvare Gabi e lo fa per i due terzi del manga, ma infine fallisce. Quindi quello si potrebbe quasi definire parte del cinismo di cui parlavamo. È piacevole vedere che fallisce, è rincuorante vedere che alla fine comunque si torna tutti umani, però comunque rimane in sospeso. Perché quel salverò Gabi non avviene, ma non c'è davvero neanche un post che non sia quell'abbraccio finale, no? Funziona. Abbiamo quindi un percorso di Falco che nel manga funziona. Falco è centrale, ha un climax meraviglioso quando diventa il Joe Titan e va in Berserk confuso come Eren all'inizio. Ricorda il suplex, esatto. Ricorda quando Eren era un bambino che provava a fare del bene con il suo potere. Quella cosa di Falco la adoro. Però quello che accade purtroppo è che se nel manga c'è Falco, nel manga per me è perfetto. Nell'anime no. Nell'anime è un casino. Perché chi si lamenterà di Falco, me compreso, nell'anime, è perché nell'anime ha assunto un'importanza accidentale, di cui abbiamo parlato per un anno praticamente. Sì. Perché dice all'inizio il sogno. Lui sogna di volare combattendo i giganti con delle spade. È figa. Mappa. Mi state dicendo che l'autore dell'episodio ha voluto fare meta narrativa facendo sì che tutti fossero scioccati del fatto che si è passati da Paradis a Marley? Ok. E lo fai in un contesto di storia dove la meta si collega ai percorsi, allo spazio-tempo e ai ricordi precedenti degli user, degli shifter? E sei stronzo. Cioè, sei proprio stronzo. Infatti anche io sapevo questa cosa, che era stato un cambiamento richiesto comunque, per cui... Ora, o avremo un extra nell'anime, che possiamo... Come fai ad avere un extra? In che senso? Te l'ho detto ieri, ora glielo raccontiamo. Sì, ma cambi la storia, cioè un extra nell'anime, ma significa che proprio cambi... No, hai ragione. La scena, cioè... Ma non succederà. Non puoi. Non succederà. Ora... quella frase, cioè, non è Deadpool che parla in camera, non è una battuta che stanno in tutti gli anime, tutti gli shonen, in cui c'è l'extra, non è la gag di Helsing, non è la gag di Fullmetal Alchemist. Cazzo, nell'anime in cui racconti una storia in cui altri personaggi come Kruger hanno avuto quei sogni, appunto. E Kruger non è una cazzata, Kruger parla delle parole che dice Grisha: se vuoi salvare Armin e Mikasa. E allora me lo fai su Falco come scherzo? Sei stronzo.
sei stronzo perché tutti... No, ma non è nemmeno così, perché comunque, appunto, l'avevo pure segnato, quando Eren vede i ricordi... C'è Falco, sì. C'è Falco, quindi c'è una connessione fra questa... Cioè, Eren vede Falco, Falco vede Eren. Ma non si sono mai parlati! Come può... Non si sono mai cagati! Ma perché è l'uccello che vola? Fra uccelli si capiscono. Il fatto è che questo non viene sottolineato e concretizzato nel finale, perché Falco non ha contatti con la lucigenia. Non ha contatti con il verme. Ok. E quindi se, perché vi ricordate tutti in chat, nessuno pensava non sarebbe successo all'ucigenia, grazie. Tutti eravamo bene o male convinti che Falco o avrebbe divorato Eren o avrebbe divorato il vermaccio. Perché in qualche modo anche all'ultimo avrebbe avuto il collegamento con i percorsi. È un Joe Titan, quindi ha la mascella dura, è un verme che mangia l'uccello. È il vermino mangiato dal Falco, cioè era una simbologia chiaramente centrale. E mi sta bene che non sia successo nel manga, che è ovviamente la storia più importante, ma nell'anime mi metti quella frase che va in conflitto con il canon? Sei stronzo, sei proprio stronzo. Perché nel... l'accento è sbagliato, cavolo, vabbè. Ok, ufficialmente verme. Sì, non è un verme, lo sappiamo che non è un verme perché non è un anellide, è un... lo chiamiamo verme. Lo chiamiamo verme, ragazzi, è un gioco, Gesù, tranquilli. Però ecco, non è un verme, quello è Eren. Quello che sarebbe potuto succedere, e qui andiamo nella fantasia, ma anche perché c'è l'ending, ricordo che c'è l'ending e tu mi dici perché l'uccello è Eren, però sì, no, esatto, e perché metti Falco allora nel finale, se il finale è su Eren, perché c'è Falco? Le ending hanno sempre avuto foreshadow, l'ending Falco non serve a niente. Allora Falco concretamente a livello di macro trama è un tappeto volante. È un biplano comodo. Sì. Cioè, a livello concreto di trama, non salva, non fa nulla. È simbolico, ha un ruolo. Cioè, dopo che Gabi si pacifica, è inutile. Cioè, capito? Prima serve. Sì, ma cioè, non è un biplano e poi neanche è la salva... È un monoplano. No, vabbè, ci sono un sacco di persone sopra. Ma il monoplano ha una sola... Ha le braccia. Vabbè, dici... È una viverna. Vabbè. Però, comunque... Cioè, neanche la salva Lega, lui Gabi. Cioè, alla fine, neanche la salva. Cioè, alla fine fallisce nel salvarla, esatto. E non la salva. No, quindi... aspetta, sì, Davide, Eren Jaeger vede il futuro ben oltre la morte di Grisha. Ok? Vede anche parti del suo futuro. Altrimenti tutta la storia va a fanculo e non piangi davanti a Ramsay. Però, allora, il fatto è questo. Che nonostante sia di nuovo fantasy, l'ending, prima di parlarvi del fantasy, l'ending di Shingeki no Kyojin sono sempre state foreshadow interessante, molto acuto. Fateci caso, ok? Nelle prime ending avevate già la separazione fra Marley e Paradise. Avevate, o meglio, non sempre, non tutti, ma avevate... buoni e strani, no? Per qualche ragione c'erano due pareti, da una parte c'erano i protagonisti Eren, Mikasa, e dall'altra parte avevate Reiner, Bertolt e Annie, con Krista e Ymir, però capiamoci, no? Sì, quello era il gay side of the wall, infatti. La battuta è quella, esatto. Ecco. E sono i meme della community, ovviamente, perché effettivamente c'è quella scena completamente casuale, fantastica e divertentissima, in cui hai Reiner. Vabbè, che poi no, in realtà quell'altro lato sono le persone che nascondono qualcosa. Sono le persone che nascondono qualcosa. La battuta è che nasce visto che Ymir è omosessuale, Reiner si annuncia perlomeno bisessuale, perché comunque non è necessariamente vero. Omo, in quanto alla fine è fissato con Krista anche nel finale, quindi non era semplicemente l'altra personalità. Però ecco, quei due muri rappresentano chiaramente qualcosa che non va. Poi abbiamo l'ending della season 2, persino Re Fritz che fa oppure nella 3, comunque no nella 2 Fritz che fa mangiare Sina, Maria e Rose, la loro madre,
ok? Cioè, cioè sono sempre smettila. Sono no, ho letto di uno che diceva non ho capito se Levi è morto e mi sono immaginata Gabby e Falco che spingo la carrozzella con Levi morto. Non si sono accorti che è morto. Oddio. E quindi il finale della 4 lo avete visto? Lo avete visto il finale della 4? Nel finale della 4 hai Falco tutto il tempo. È morto dentro, esatto. Nei percorsi, a un certo punto, o comunque che vede i percorsi, e li prende con la mano per poi diventare un falco. Se prendi i percorsi con la mano e mi parli di aver visto te stesso combattere i giganti volando con le spade, e allora, cazzo, sei il protagonista dell'ending. Sei l'unico protagonista dell'ending. È ovvio che pensi a un foreshadow, no? Ora, quello che sarebbe potuto succedere, e che è soltanto fanfiction a questo punto, è che, altra, anzi diciamo la terza domanda, Mikasa e i ricordi, Berthold e Dina, il verme dove è finito? La domanda si risponde con c'è stata fretta e poche pagine, e scompare perché Ymir lascia andare. Quindi si scioglie vabbè, immediatamente. Anche il motivo per cui comunque stava dentro l'albero, probabilmente esatto. Non poteva sopravvivere da solo all'esterno, ecco. E quindi magari una volta persa la connessione, evapora. Ok? Questa evaporazione è nata soltanto dal fatto che Ymir fa questa decisione. E funziona. Però, per quanto frettolosa sia, anche perché io avevo pure pensato, non è che magari il gas che rilascia è lui che si sta distruggendo, però non avrebbe senso, perché allora non dovrebbe richiamare quelle persone per difenderlo. E comunque annunciare anche pubblicamente che la frase di Falco è un easter egg non migliora un errore che diventa narrativo, perché non è messa con gioco, non c'è il disegno comico di Helsing, non c'è un tratto diverso. Ci sono i protagonisti confusi dinanzi a una persona che dopo una botta in testa racconta di un sogno. Un sogno che altri personaggi hanno avuto davvero. Cioè non c'è contrasto, ripeto, ragazzi. Ripeto, sì, perché se fosse solo... Sì, ma anche nel manga Eren vede Falco. Sì. Cioè, Eren non avrebbe motivo di vedere Falco. Sì. Vede Falco e poi Falco vede Eren. Quindi non è un easter egg. Cioè, nel manga no, anche lo vede. Sì. Cioè, ma allora perché nel manga Eren vede Falco? Perché vede quella scena? Cioè, questo è il fatto. Quello che avrebbero potuto fare, ma qui è semplicemente... fantasia, è che Ymir, quando decide di farla finita, o comunque Eren perde la connessione finale, il parassita immediatamente regredisce e si rimpicciolisce come era originariamente, e lì Falco, prima di perdere completamente il titano, lo uccide con il becco, con le fauci. A quel punto avreste potuto dire ah, ecco perché ha avuto quel flash. Vabbè, l'ha toccato, bastava toccarlo, ma non l'ha toccato, non succede niente di tutto questo. E visto che continuo da qui a parlare di fantasia e di cose che avrei voluto rispetto a ciò che è stato, ma questo appunto non è critica, è semplicemente gusto, e io personalmente soffro moltissimo della perdita anche filosofica e simbolica di una nuova nuda umanità dai colossali del Rumbling. Cioè se il terreno si fosse riempito di antichi eldiani, antichi, un secolo prima, cioè 100 anni fa, neanche poi tanto, veramente... Sì, parti dall'inizio, qual è il problema? Che i colossali non si vedono più. Non si vedono più. I colossali delle mura scompaiono. Quelli sono stati creati come pupazzi del fondatore. Però, come gli shifter su Eren. Come gli shifter su Eren, non hanno niente dentro. Come quelli che hanno combattuto contro i nostri protagonisti. Però, comunque, allora io ti vado a criticare il fatto che quando viene toccato dalla luce il colossale del muro abbassa lo sguardo, perché un pupazzo non abbassa lo sguardo senza ordine, esatto. Cioè, però vabbè, sono i nostri capricci di precisione, vabbè, perché però, probabilmente vabbè. Il potere funziona così, vabbè, sono una volta creati sono autonomi finché vabbè, non gli ordini qualcosa, sono pupazzi, sono giganti puri, fine, solo che senza persone. È un potere del fondatore. D'altronde abbiamo visto ormai che il potere del fondatore è onnipotente, e quindi Però neanche farli vedere, perché io avevo, cioè io pensavo nel 138 che cascavano, ma
perché semplicemente erano inciampati, cioè proprio perché comunque sono così pesanti, così goffi, li abbiamo visti un sacco di volte che inciampavano, tra l'altro buffissimi. Cioè riuscire a creare delle figure così buffe e contemporaneamente terrificanti, comunque, complimenti, però che magari appunto si bloccano e quindi perdono l'equilibrio e cascano e si fermano lì. Esatto. Ma non pensavo che si stessero distruggendo. E comunque e invece a quanto pare si stavano distruggendo. Non sono, no, non sono decine di milioni, sono circa 1 milione rotti. Sì, tipo 1,5 milioni. Sì, essere. 1 milione rotti, sì, qualcosa del genere. Sì, vabbè, la cosa che diceva era una super cazzola minacciosa. No, una cosa è la minaccia, un'altra è il calcolo, esatto. Sì, sì, anche sì, perché sì, la minaccia di per sé era falsa. Cioè, già la minaccia del re era infondata perché il re non avrebbe attaccato. Cioè, il discorso del la minaccia del Rumbling sì, era infondata perché comunque c'era il patto di non belligeranza, quindi non si sarebbe potuto attivare in ogni caso. Esatto. Esatto, esatto. Come fai a sapere che sono 1 milione circa? Matematica. Tra l'altro non fatta da me in questo caso perché non mi sono mai messo a smanettare con questa ipotesi, però basta semplicemente mettere le mura, immaginati di aprirle e metterle come linee rette, compresi, diciamo, gli anelli, tutte e tre le mura le metti dritte, immagini questi titani alti quel tot e larghi quell'ipsilon. Vabbè, ogni fascia è... Messi a gambe, a braccia incrociate e li calcoli. Fine. Cioè, easy, molto easy. Beh, molto easy. No, beh, insomma, a livello matematico comunque è facile, però sì, devi metterti un po'. Allora, ne abbiamo già parlato, ma ti rispondo in maniera più definitiva. Nel 173... No, ti sbagli, Serez. Nel 133 Eren parla con tutti e sono presenti Levi e Mikasa. Se quello è il momento in cui parla con i suoi amici, Mikasa e Levi, come hanno dimenticato, non è quello il momento in cui parla con i suoi amici. Per esempio Armin gli parla mentre è sulla nave. E infatti Mikasa e Levi non hanno dimenticato nulla perché non c'era niente da dimenticare. A Mikasa parla nell'istante prima di morire. A Levi non parla, forse. O non parla o non lo sappiamo. E non lo sapremo mai perché Isayama ha deciso di non farci neanche avere un'espressione di Levi. Sì, che poi anche no, perché avevo letto prima, no, perché Eren fa vedere i suoi compagni a Levi. No, non è Eren che fa. No, non è Eren. Eren è già morto lì. Eren non può fare niente. È già morto. E anche il fatto di, ma come fa a sapere Eren che la maledizione sparirà se è già morto? Perché lo sta facendo per, cioè non è che lo ha visto, lo ha dedotto, perché era lo scopo del suo morire, era quello, quindi a meno che Ymir non ha fatto lo scherzone, capito? No, invece ho cambiato idea. Cioè, non ha visto ovviamente quella cosa. Sa che sta facendo tutto questo per quello scopo, per far spezzare la maledizione. No, cioè, i compagni di i scout appaiono nella nebbiolina perché è puro potere magico dei percorsi, concentrato, swoosh, swish. Perché a quel punto sarebbe un'ulteriore lista dei peccati di Eren che ha fatto vedere Sasha e non ha fatto vedere Marco. Quindi sarebbe un ulteriore motivo per cui Eren è uno stronzo. Cioè, no, Eren, lì purtroppo no. Eren ha perso il controllo. Infatti, cioè, la morte di Eren è una scena bellissima. La morte di Eren è clamorosa. Poi lui dice che non è sicuro di quello che ha fatto perché ormai ha la testa fusa, ragazzi, è sciolta come un budino. Ymir non ha la lingua. Ymir non ha la lingua. Non può parlare. Il suo amato gliel'ha strappata. Sì, l'amava troppo e quindi... C'è qualcosa dei tuoi appunti no, che manca? No, che Eren guarda attraverso gli uccelli e a me sembra una super cazzola, sinceramente. No, vabbè, potete interpretarla come volete, ma no, non cioè no. Che Eren vede attraverso gli uccelli. Non... Lui può vedere attraverso qualunque eldiano. Sì, in qualunque momento. E gli uccelli non sono, meno che non sono uccelli retto. Dovrebbero essere uccelli che hanno dentro di sé l'anima reincarnata di un eldiano. E quindi lui praticamente ha un sistema avanzatissimo di droni. Esatto. Con i quali controlla tutto il mondo, scibile. Io intanto, mentre Lara, visto che io ho fatto un monologo infinito, controlla... nei suoi appunti se c'è qualcosa da aggiungere, nel bene o nel male, io mi leggo le domande e vedo se c'è qualche chicca non discussa. Ah vabbè sì, avevo scritto Eruri Canon, però penso che non sia importante come conclusione, avevo lasciato questa.
No, la sciarpa di Mikasa, Zeke, piccolo angelo. No, no, il fatto della... molti si sono lamentati della crisi di gelosia di Eren. No, quella è una scena perfetta, ragazzi. Come un'incoerenza, una schifezza. E stava per morire. Sapeva che era l'ultimo contatto con il suo migliore amico. E aveva paura di morire. C'ha 20 anni. A 20 anni ha sterminato il mondo. Aveva il presente, il passato e il futuro in testa, che era letteralmente uno stupro mentale di D&D. E stava per morire. E che devi fa? Lo stoico? Lo sì, fa con Mikasa, no, lo fa vabbè, con Mikasa lo stoico. È, no vabbè, il fatto è, l'unica cosa, e si torna al discorso di prima, è che effettivamente, nonostante io per prima, cioè io sono d'accordo, perché io glielo dissi pure a lui, io ero sicura che Eren fosse geloso di Mikasa, cioè, quindi per me è stato solo positivo, perché io ho trovato solo una conferma. Però effettivamente non l'aveva mai cagata, ma neanche un secondo, cioè questo è il fatto. Cioè, è una forma di gelosia che io comprendo perfettamente, che l'accetto, però, che non giustifico, cioè, perché comunque è tossicissima. No, non è da giustificare. Però certo. Non c'è mai sentore di niente. Cioè, l'ha solo sempre trattata male. E questa cosa funziona quando sei in pubertà. Però poi basta. Cioè, è più grande di Shinji, ok? Cioè, dici, Shinji era inconsapevole, però a un certo punto si sveglia. No? La mano si sveglia, capito? Cioè, lui non ha più, Eren non ha più quell'età per cui puoi dire è geloso, perché è una gelosia non fraterna, non è una gelosia fraterna, è sentimentale, perché dice deve pensare a me, dovrà pensare a me, dovrà pensare solo a me, quindi non è fraterna. E quindi ci vuole una maturità tale che lui teoricamente doveva avere già raggiunto, cioè, quindi a me stona un po' questo. Cioè, mi dispiace che non ci sia mai quel sentore di, cioè sembra sempre proprio che non gliene freghi nulla, però per me va bene, cioè per me piace un botto che sia geloso alla fine, cioè è stra geloso. Come vedete dallo schermo, ragazzi, le domande sono tutte cose che abbiamo già affrontato. Oh, va bene Alex, promesso, grazie del dono, sarà fatto. Sì, allora c'è effettivamente la scena a Liberio quando lui chiede a lei cosa sono io per te. Ah, quella è importantissima. Sì, esatto. Così come anche le dice dimenticami. Però non è una prova. No. Cioè, dimenticami perché appunto lui vuole, nonostante la vuole quello che prova, comunque, liberarla, vorrebbe proteggerla. Però non è che un'assoluta dimostrazione del fatto che fosse geloso, cioè anzi quella cosa proprio, anzi è finalmente un confronto emotivo che cerca non solo, di avere, ma anzi in realtà quella cosa la puoi interpretare pure come tu mi ami, io no, dimenticami. Cioè, potrebbe essere anche quello. Poi lo sguardo di Eren è palesemente un cercare finalmente un contatto affettivo, perché ha anche bisogno di conforto, è disperato, da solo, soffre. Sì, da solo perché ha deciso di essere... Perché ha deciso, sì, no, è carattere quello. Un carattere gestito male. Sì, vabbè, ma il dimenticami e poi dice non deve avere altri ragazzi è il classico non sono tu, sono io. Cioè, quando sì, è la... se è per questo nel finale... l'uccello simbolico gli rimette la sciarpa al collo al posto di portargliela via. Sì, ecco, c'è anche quella cosa. Dimenticami! Aspetta che ti metto la sciarpa a posto. Esatto, sia mai che magari ti scivola via, giusto? Esatto. E passa Jean, visto che sta arrivando con la nave, seppure rassettato i capelli, capito? Esatto, Jean è prontissimo. E l'ho messo in tiro. Lui dice che era per le scolarette, ma in realtà era lì per farsi bello per Mikasa. Cioè, poteva portargli via la sciarpa, portarle via la sciarpa, invece no! Allora. No, allora, anche questa cosa, Armin non si prende il merito di aver ucciso Eren perché deve essere un eroe maschile, semplicemente uno gliel'ha chiesto Eren. Due, è per entrambi, sia per scelta di Armin che per Eren, è per lasciar stare Mikasa. Mikasa vuole stare da sola. Cioè, Mikasa non vuole rotti i coglioni. È Mikasa che se ne va. Mikasa non vuole rotti i coglioni.
Anzi, quindi... lei probabilmente è riuscita a camminare sull'acqua. Sì, no, no, no. Allora, palesemente ha fatto tipo delfino con la testa di Eren, tipo esatto. Foca, delfino, no? Faceva rimbalzare la testa di Eren sulla sua testa e si è fatta tutta la navigata nuotando. Oppure correndo velocissimo con la Naruto Run, del resto è canon. Ha corso sull'acqua. C'è una cosa che voglio dire, non c'è nelle domande, però mi sono reso conto di non dimenticarmene, di non dovermene dimenticare, perché in chat c'è un ragazzo che l'avrà chiesto 200 volte. Ti ho sempre letto e sapevo che sarebbe arrivato il momento di risponderti. E ora ti rispondo. C'era questo ragazzo che ha chiesto 200 volte... come avreste fatto interpretare, come avreste voluto inserire quel cinismo in più di vostro desiderio, di tuo desiderio, perché parlava con me, perché l'ho detto prima. Il modo in cui io avrei messo più cinismo è semplicemente avere un approfondimento che fosse anche di due pagine in più del fatto che i presenti non facessero apologia del genocida, perché avere la tomba con Eren ti fa piacere stare sull'erbetta, ti voglio bene, mi manchi. Quando 3 mesi fa c'erano i bambini spiaccicati col cranio esploso dai suoi titani e mentre lui diceva morite merda e maiali, allora... È santo, ragazzi, è santo! Ecco, Eren è santo! È ovvio che... Non lo capite. Lui ha perso la testa ed è ovvio che in un modo simbolico e distruttivo aveva persino ragione. Chiaramente. Però allora... Se vuoi rendermi veramente il personaggio bellissimo fino alla fine, i suoi amici salutava sempre, o magari anche Annie, un po' meno commossi, nel senso quando dice what about you, what about you, non volevi che io morissi, e tu invece, come tu invece, Annie sei stata una veramente quasi seria, psicopatica fino ad ora, fino a che non hai potuto raggiungere il tuo sogno. Le vibrazioni del magico cristallo di Luna l'hanno guarita da tutte le sue turbe psichiatriche. Cioè, nel senso, fondamentalmente Annie si è comportata da mostro, quasi di sfogo sui deboli, per poi avere comunque nascosto e finalmente rivelato il sogno di raggiungere e rincontrare suo padre. Però, ecco, sì, ma meno commossi di cosa? Quel pazzo ha ucciso tutti solo per dargli un futuro. Punto! Ma chi te l'ha chiesto? Pazzo furioso! Io devo vivere col senso di colpa che il mondo è morto perché tu hai preso questa iniziativa del cazzo! Ma chi cazzo te l'ha chiesto? Mi va bene che... Gli hai distrutto la casa! Gli hai distrutto tutto! Gli amici, la casa! Il mondo mi odia per colpa tua! Cioè, grazie di cosa? Vaffanculo! Tutte le mura di Paradise sono state distrutte! Metà dell'isola è anche stata spiaccicata a livello non di persone ma di terreno. Cioè, ha fertilizzato il mondo con le budella dei bambini! Cioè, ma che cosa ne volevano sapere i tibetani... Di Annie e Berto, di Annie e Rainer. Che colpa avevano i monaci? E a me mi sta bene. L'atto piano. Ne abbiamo parlato un'ora fa. Mi sta bene. Mi sta bene. Che. Ragazzi! Aspetta, ragazzi! È colpa di Eren se Angie è morta. Esatto. È colpa di Eren che molti protagonisti senza plot armor sono morti. Esatto. Se andava leggermente male, morivano tutti i suoi amici. Perché non controllava anche quello. Poteva succedere un incidente. Flock poteva sparare a... Mica a Armin. Flock. Ad Armin hanno sparato. Si sparavano in testa? Perché come te è la paradosso temporale. Se Daz sparava in testa ad Armin? Morto Armin? Mi spiace. Armin non moriva perché era importante, però moriva Connie. Mica magari Connie moriva Connie. Armin non sarebbe morto. E se moriva ragazzi, Connie? Ragazzi... dai. Ma infatti quando muore Sasha ha la risata isterica. Proprio perché lui non controlla le cose. Lui ride istericamente con Sasha, come ride dinanzi alla morte di Hannes. Cioè lui muore, Connie non capisce che la sua risata è isterica di dolore. Noi spettatori capiamo che soffre, ok? Ed è ovvio che dal suo punto di vista, se non avesse fatto questo, sarebbero morti tutti. Va bene, e mi va bene, come abbiamo detto un'ora fa, iniziare a piangere, commuoversi e... ringraziarlo come fanno tutti della serie, hai fatto tutto questo per noi, ma poi il mio cinismo extra è un però no, però vaffanculo, cioè magari non tutti ma
Insomma. Sì, qualcuno. Cioè, ok. Però, allora, secondo me la frase fan tradotta di Peak che dice sì, io sì. avrei dovuto sparare in testa, no, era un comic relief carino perché lì sorridevi, comunque, esatto. lì sorridevi. Ma è anche un po' la bilancia che va un secondo piano. Secondo me ci stava da Dio là, perché Peak non ha avuto mai a che fare con Eren, solo per scannarsi. È successo solo merda a causa di Eren per Peak. Non avevano nessun rapporto, erano tutti oh mio Dio, è Peak. E però io avrei dovuto sparare. Secondo me ci stava tantissimo. Non cambiava nulla. Secondo te come sarebbe stato il finale alla The Mist di cui Isayama ha parlato tempo fa? Akatsuki no Requiem. È già scritto. Cercatevi tranquillamente su Google. Ne abbiamo già parlato in passato, quindi non mi ripeto, ma cercate. Grazie anche ancora, Cristiano. Cioè, come avete notato, mi bastava poco cinismo in più. Non molto di più. Semplicemente ho visto troppo affetto. E no, non tutti gli alieni sono jägeristi, a parte si dice proprio fazione jägerista. No, ma poi si vede anche Nicolò, che esatto. tipo è un po'... Ah, tra l'altro, piccola chicca. Io fino all'altro ieri ero convinta che Nicolò fosse morto, perché c'è una scena in cui Flock spara il tizio. Classic Isayama. Che è uguale a Nicolò. Io ero sicura, e l'ho letto due volte, io ero sicura che quello stronzo fosse Nicolò. E infatti dicevo, cavolo, che brutta fine che fa. E invece ho scoperto l'altro ieri che invece Nicolò è vivo. Quindi no, The More You esatto, Know. Esatto, no, come dice, esatto, ma io ero sicura, io sono... c'è il fantasma di Nicolò, perché c'è Nicolò fantasma? Come ne abbiamo già parlato un'ora fa e adesso a breve, Fischerle 22, senza leggere il tuo commento, sono d'accordo e ne ripeto ad alta voce il succo, appunto in quel momento hai un boost emotivo e uno shock dopo 4 anni talmente grande che è ovvio che piangi e ti commuovi. Poi fammi vedere un'analisi un pochino più... i famosi capitoli extra, no, ma basta, ragazzi, ma no. Anche che solo sulla nave dicessero siamo qui a fare ora c'è questo casino per colpa di quel cretino, per dire una cosa di questo tipo, vabbè, quello sì. Vabbè, sì, che è successo sto macello, adesso noi dobbiamo ripulire sì. Sì, ma dobbiamo ripulire cocci, capito? No, semplicemente un vabbè, serviva di più spazio. Sì, serviva più spazio, no? Poi c'è Peak che sta lì con gli altri in silenzio, si giudica, si imbuca. Peak si imbuca. Cioè, Peak, che è un personaggio che in realtà non ha un inizio, non ha una fine, è la waifu, è messa lì. Sapete, ho risposto. Abbiamo veramente risposto a tutto. È incredibile, non c'è una domanda che non ha avuto risposta. Voglio dare un finale. Mentre intanto tra alcune domande ci sono anche complimenti, vi ringrazio, commosso, grazie davvero, siete stupende e le sento, le vostre parole sono speciali, non quanto però adesso la voglia no, tanto quanto la voglia di rispondere all'ultima grande domanda che da tre live continuano a dire e finalmente l'ho ritrovata anche qui: perché Eren e Zeke non si toccano a Marley o comunque sul dirigibile? Allora, ragazzi, questa cosa va in giro da sempre. Basta. Ve prego. Ah, ve lo dico con coccole e teatralità finta, ma più seriamente. C'è un motivo, più di uno, diversi. Mi rendo conto che è facile, appunto, all'interno di uno shonen avere delle perplessità sul ma come c'era un'occasione, ma quindi perché, cos'è un plot hole, che palle, l'hanno aspettato, per due principali ragioni. E non sono meno importanti, la prima della seconda, sono grosse. La prima è più importante a livello, cioè meglio, sono ugualmente importanti, la prima più breve, ok? Ma non da sottovalutare in un manga che vuole essere realistico e non teatrale, ok? Vuole essere realistico nel suo sistema magico, ma realistico per il mondo e i personaggi. Non avevano idea della minchia che sarebbe successo. Se si toccano e si trasformano, se diventano un bozzolo, se diventano un vermone loro, se vanno in coma per stare nei path a terra, arrivano Marley con un flash di luce magari, non sapevano, poteva succedere qualunque cosa. E
avrebbero potuto essere catturati, uccisi, imprigionati, torturati, fatti divorare mentre erano nel sonno. Non avevano idea, sanno assai loro che il tempo è infinito nei percorsi. Non si sono mai toccati, non possono rischiare tutto per la fretta. Non possono, è umanamente folle. È come avere il pulsante di un'atomica e non aver mai visto un'atomica prima e dire, ma questa è un teletrasporto o una bomba? E non lo so. Cioè, non potevi sapere cosa sarebbe successo. Col senno di poi, dici, beh, sì, avrebbero potuto. Eh sì, ma infatti poi quando si toccano è perché non c'è l'ultima possibilità. Non potevano fare altro, non potevano perché fare li stavano altro. Scannando, quindi dovevano farlo per forza. Esatto. Mentre il secondo è che c'era un piano. Yasuma Bito, la costruzione, l'esercito, la deterrenza. Cioè, c'era un piano da parte di Zeke. E Eren doveva star dietro a quel piano per poterlo ingannare. Easy. Oltre al fatto che c'è pure un'altra cosa, che comunque la dichiarazione di guerra era importante. La dichiarazione di guerra doveva avvenire. Comunque Eren aspetta che Willy finisca il suo discorso, perché il mondo deve sapere che il cattivo è Eren Yeager. Perché lui si deve addossare tutte le responsabilità. Quindi la dichiarazione di guerra deve avvenire. E dopo lui fa il casino, così tutti quelli che rimangono dicono, ah, lui il cattivo. E così poi i suoi amichetti lo uccidono e diventano gli eroi. Ma era importante che la dichiarazione di guerra avvenisse. Quindi non potevano farlo comunque prima. Certo. Anche proprio perché c'era un piano. E bellissima cosa che sicuramente verificheremo, ma è un piccolo sollievo a un dettaglio microscopico, ma che apprezzo particolarmente perché migliora il personaggio e il tema dell'amore. Adesso la smetto. Scusate Moz, ma vorrei chiedere se sai degli errori di traduzione, molti sì, ai quali Eren in base ai quali Eren ha influenzato Dina. Non ha influenzato Dina, ma diceva di non poterci far niente, anche se avesse potuto, presumo. Quindi, probabilmente, allora non l'ha fermata. Preferisco il non l'ha fermata piuttosto del ti mando lì. Preferisco di gran lunga, qualora fosse così. È sempre microscopico, ma apprezzabile. E quindi, che ne pensate? Anche questa cosa comunque viene detta di continuo. Sì, ma non c'è bisogno di, appunto, per carità. Ma fatto, no? Sì. Che ne pensate? No, a parte Rurikanon, che lo ripeto. Esatto, vi è piaciuta? Non ci siamo fermati un secondo. Vi è piaciuta questa live? Tutte le domande che sto leggendo in chat le abbiamo risposte proprio oggi. Quindi se ve la rivedete, recuperate tutto. Sì, che poi comunque è... cioè io penso che questa cosa non è nemmeno... Perché molti hanno detto perché Eren nel finale 139 è incoerente perché dice certe cose che vanno in contrapposizione con... Non è incoerente perché palesemente dice tutto l'opposto di quello che ha detto fino a quel momento. Perché lo hai fatto? Lui è sempre perché io sono nato in questo perché modo. Perché sono nato in non questo modo. Non lo so. Cioè tutte le cose che dice nel 139 sono completamente al contrario rispetto a quello che ha detto fino a quel momento. E fosse stata una, sarebbe stata una svista. Un'incoerenza, ma tutto è voluto. Tutte, è voluto perché lui là si sta sfaldando. Lo dice, ragazzi, lo dice. So che, allora, vi dico quest'ultima cosa come grande pro e contemporaneamente tallone d'Achille di Shingeki. Che è più pro che tallone d'Achille, ma con... la fretta che c'è stata nel finale diventa ansiogeno, ovviamente, da approfondire. Quando vi parlo di realismo, è lo stesso discorso che vi diedi come contenuto quando approfondimmo, sì, il discorso, i personaggi mentono, i personaggi hanno tridimensionalità, sono persone, hanno una psiche, che ha reso molto complicato capirci una sega e avere coerenza nei primi 50 capitoli. Ok? E passa. Il motivo... per il quale è complicato in un solo capitolo approfondire una cosa così delicata è che è incomprensibile all'essere umano. Ma quando Eren ha avuto quel contatto e ha avuto tempo, spazio, emozioni, pensieri, immagini, futuro, tutto in un solo istante contemporaneamente, non serve neanche l'età, ragazzi, non serve neanche l'esperienza, la sua psiche è implosa. E non solo, lo vedete. Volete la dimostrazione, al di là del dialogo in cui lui dice ad Armin, tu non hai idea.
di cosa significhi per me decifrare quello che vedo. Non posso farlo. Io non ce la faccio più. Non ce la faccio più. E volete, come finale della live, la prova. La prova disegnata di questa cosa. Prima del finale, perché c'è, perché Isayama lo sapeva. A differenza di quelli che pensano che facesse a cazzo di cane. Minchia, Shingeki no Kyojin. Gli ultimi tre capitoli sono una glorificazione dei primi. Ma per non parlare del 121, 119, 120, 122. Cioè, oh, e dai. Veramente. Ma quindi Bertold... Allora, la prova, ragazzi. La prova la avete. Non la sua faccia dopo il bacio. La faccia dopo il bacio è morto. No. Semmai la faccia prima del bacio. Però no, non la sua faccia. Perché quella faccia è libera con tutta quella energia emotiva di tutto questo universo raccontato. No, è prima. È quando lui, dentro l'Attack Titan, ha gli occhi chiusi. È dormiente. Lui chiude e va. E la sua psiche infantile diventa il mostro, ma la sua psiche teen va in coma. Perché non ce la fa più. È così. Non era la supercazzola idiota del Warhammer. Madonna, quella cosa che aveva la fibra ottica nel culo. Quella era... La fibra ottica nel culo transoceanica. Quella vabbè, era... Ok, lasciamo perdere. Però... Ristoria voleva un bambino. Ristoria si è rotta il cazzo, voleva fare la femmina emancipata, è diventata regina perché ha scelto di farlo, ha visto che non era buona a fare la regina, si è rotta i coglioni, ha detto: senti, allora io mi metto a badare i bambini, mi prendo il fattore che, vabbè, mi aveva un po' lapidato da piccola, mi lanciava i sassi, però non importa, perché comunque tutti i rapporti molto sani, quindi comunque è buono, ci faccio un figlio, me lo cresco, mi faccio i cazzi miei, non sono manco buona a fare lievitare le torte, tra l'altro è una torta schifosa quella che ha fatto per i 3 anni, però mi faccio i cazzi miei. Ah, guarda, gli Icaristi rompono i coglioni. Ragazzi, venite, su, risolviamo un po' questo problema qui, che io qui ho da fare, il bambino piange, impegni. Non è figlio di Eren, comunque. No. Vediamo se... Sì, probabilmente la figlia si chiama Ymir. Tu stai cercando cosa... Google, mio Dio! Cosa sta uscendo fuori? No, non cercare quello! No, non mettere Eren dentro qualcosa. Ho scritto Eren inside, non devi cercare queste cose su Google. Aspetta. Non farlo, ti prego. Aspettate. Era un finale. Aspettate, eh? Ok, no, aspetta. Non è qua? No, è un finale. È un finale. Sarà il 131. È qua, eccolo, sicuro. Eccolo. Freedom! Ok. Che culo. A posto. È santo, ragazzi. Guardate lo sguardo della santità di quest'uomo. Cioè, lui non c'è qui. Grazie, Goblin. Hai ragione, anche tu, sì. Io direi che possiamo chiudere con Eren il Cristo. Sì. Esatto. Allora... Finita. Esatto, usate l'emoticon per pregare. E... Spero vi sia piaciuto. Grazie di essere stati con noi, è stato stupendo e conclusivo. Questo è stato il gran finale, abbiamo risolto tutti, perlomeno, i quesiti che ci hanno posto in questi mesi. Finito, veramente. Esatto. Vabbè, però, è finito, però... Alle 20:45. Esatto, alle 20:45 noi continuiamo il rewatch. Siamo in una forma maratonesca di spossatezza da live costante, bellissima. 3 episodi da 20 minuti, non esageriamo. Dico, non è che ti sono 4 ore di live su. No, ma stavo dicendo cose positive in realtà. No.
E c'è, sì, ma io adoro la spossatezza. Adoro. Ma sono quelle, ma è quella bella, è quella che ti carica, è quella che ti fa sentire un po' in un nido. E vabbè, sì, che l'unica scelta che possa fare in storia in autonomia sia quella di avere un figlio è veramente sessista, comunque, per quanto mi riguarda. Cioè, prende quello, si fa fecondare, cioè, bella forma di libertà. Vabbè, ok, sì, ma quindi no. Comunque, grazie di tutto, figata. Alle 20:45 sul mio canale sì. Ci guardiamo domani, oggi e domani finiamo la quarta stagione. Mm-hmm. No spoiler in quel caso. Sì, ovviamente. No spoiler. E vi dico due cose. Due cose. La prima, sentitevi liberi. Mi piacerebbe moltissimo che su YouTube, non dico di rivedervi la diretta, ma di commentare quello che è successo, di andarvi a cercare qualcosa di importante. Ci saranno anche i timestamp, santi ragazzi che mi aiutano a farli. E ora, visto che gliel'avevo promesso, essendoci dato Bugs che sta facendo una run su Dark Souls, che tra l'altro mi ha fatto venire voglia di fare run in una notte 2, vi mando da lui, augurandovi di vedervi alle 20:45, quanti volete esserci, e alla prossima ragazzi, alla prossima. Suzume. Esatto.